Benvenuti alla BioControl Conference. Mi presento, per chi non mi conosce, sono Gianantonio Armentano e con veramente grande piacere modererò questa prima sessione, la prima di quattro sessioni di questo evento veramente importante, perché parleremo di uno dei temi fondamentali per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, ovvero gli agenti di biocontrollo. Un evento appunto organizzato da Arptra e ringrazio veramente tanto l'invito a partecipare. Sono molto contento innanzitutto perché è un incontro in presenza, anzi diciamo un incontro misto perché c'è sicuramente una parte importante in presenza, ma abbiamo molte persone che sono collegate online, mi parlavano di circa di 700 persone che si sono preregistrate per poter partecipare. E quindi significa che tutte le attività che sta conducendo Arptra proprio nell'ambito della difesa, sia dal forum di medicina, ma soprattutto questi eventi che sono diventati degli eventi collaterali importantissimi, si parla di biocontrollo, si è parlato l'anno scorso di biostimolanti, sono degli argomenti molto molto importanti per tutto il settore. Direi innanzitutto di chiamare Vittorio Filì, che è diciamo, il regista di questo evento e che mi fa molto molto piacere. Vittorio, a te la parola. Grazie Gian Antonio, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra BioControl Conference. Consentitemi prima di spiegarvi un attimo il senso di questa conferenza, del progetto di questa conferenza. Permettetemi di fare dei ringraziamenti. I ringraziamenti sono doverosi alle università che hanno patrocinato questo evento. Abbiamo l'Università di Bari, l'Università di Foggia, l'Università del Molise e l'Università Politecnica delle Marche. E le società scientifiche, abbiamo la SOI, la SIN, l'IPP che è poi è co-organizzatrice insieme con Fruit Communication. Questo è il risultato, no? Quando si fanno delle sinergie positive è veramente un piacere lavorare, si hanno veramente delle grandi soddisfazioni. Un ringraziamento va ovviamente alle grandi testate italiane che parlano di agricoltura, Informatore Agrario, Terra e Vita, Imageline, che ringrazio veramente tutti voi per supportarci sempre con i vostri network, i vostri giornali. Il senso di questa conferenza l'abbiamo progettata unendo insieme tre direttrici praticamente, la direttrice della ricerca che deve trasferire, quindi abbiamo gli accademici. E questo è un aspetto estremamente importante. Le società produttrici che devono formulare i prodotti, ci devono dare con grandissima responsabilità dei prodotti che rispondano alle aspettative, no? Quindi che funzionino effettivamente bene. E infine abbiamo voluto inserire i consulenti. Perché? Perché l'esperienza dei consulenti è importante nel trasmettere i passi avanti, no? Che questi grandi consulenti di diverse filiere italiane hanno già ottenuto nelle loro strategie di difesa integrata. Questo è un po' lo spirito con il quale abbiamo costruito questa conferenza. Io, ripeto, il partenariato paritetico con IPP e Fruit Communication. E ha dato veramente anche il piacere di costruire queste cose. E quindi buon lavoro a tutti e grazie. Grazie Vittorio per appunto averci illustrato da dove si è partiti per costruire questo momento, io direi di confronto, perché poi alla fine tutte le relazioni permetteranno di capire a che punto siamo in questo settore e cercare anche di dare una definizione un po' più concreta di che cosa sono questi agenti di biocontrollo. E Mirko Sgaramella, coordinatore di Fruit Communication. Mirko, anche da parte tua un saluto e soprattutto la vostra partecipazione a questo progetto. Sì, io vorrei dire perché Fruit Communication, appunto una società che si occupa di
l'informazione e comunicazione in agricoltura, ma che è specializzata sull'uva da tavola, sui fruttiferi, ha deciso di realizzare attivamente un evento appunto dedicato al biocontrollo. Innanzitutto perché secondo noi di biocontrollo in Italia non se ne parla ancora abbastanza. E invece il biocontrollo è e sarà un percorso obbligato con il quale tutto il settore produttivo agricolo dovrà confrontarsi se desidera continuare a produrre. Perché prima che l'Europa, sono l'ambiente e i nuovi consumatori che ci chiedono e quasi ci impongono di pensare a nuovi modelli produttivi più sostenibili. Il biocontrollo inoltre è un settore nel quale la ricerca opera in maniera fervida, ricerca pubblica, ricerca privata, pertanto le novità, le scoperte, le conoscenze da mettere in condivisione sono tantissime tra il mondo scientifico accademico e il settore produttivo, sono innumerevoli. Quindi per questo c'è bisogno di fare informazione, di fare comunicazione sul biocontrollo in generale in agricoltura, per consentire appunto alle scoperte e alle novità scientifiche di diventare concretamente parte del ciclo produttivo, ma anche più in generale di una nuova visione di agricoltura che in questo modo potrà arrivare ai tecnici e agli agricoltori con più facilità. Poi ovviamente, come ha detto Vittorio, tutto questo non è possibile, eventi come questi non sono possibili, non è possibile realizzarli da soli. Si possono realizzare solo facendo gioco di squadra e quindi grazie da parte mia all'Artra e Vittorio Filì, grazie all'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante, il professor Gianfranco Romanazzi, con i quali abbiamo lavorato e abbiamo dialogato a lungo affinché si potesse realizzare questa 2 giorni. Ovviamente grazie alle testate giornalistiche che ci hanno supportato e sostenuto, Image Line, Informatore Agrario, Terra e Vita. Grazie a voi che siete qui sia in sala che in streaming, che avete accolto l'invito a partecipare a queste giornate, e grazie ai relatori che hanno accettato di condividere le proprie esperienze, le proprie conoscenze con noi. Ovviamente i vari enti che Vittorio ha già citato, l'Università degli Studi di Bari, l'Università di Foggia, l'Università del Molise, l'Università Politecnica delle Marche, ma anche la Regione Puglia e ancora l'Ordine degli Agronomi, dei Periti Agrari, gli Agrotecnici, la SOI, l'IPMA, la SIN e Antesia. Un ringraziamento sentito infine alle aziende partner che hanno reso possibile questo evento e ci hanno consentito di ospitarvi qui in questi 2 giorni. E infine un mio personale ringraziamento a tutto lo staff di Fruit Communication per il lavoro svolto. Grazie, buon lavoro. Grazie Mirko, il lavoro di squadra che bisogna fare, condivido pienamente, è un lavoro che passa da questi eventi, passa poi da articoli anche di carattere scientifico divulgativo e passa veramente dalla formazione e informazione continua per poter capire effettivamente di che cosa stiamo parlando. Gianfranco Romanazzi, presidente IPP. Gianfranco, anche voi siete intervenuti in modo proattivo nella costruzione di questo evento. Sì, grazie al dottor Armentano. Per noi è veramente un grande piacere essere stati coinvolti da ARPTRA e da Fruit Communication, due motori particolarmente attivi nella veicolazione dell'innovazione a livello territoriale. E come IPP abbiamo, diciamo, cercato di dare il nostro piccolo contributo proprio perché queste strategie, diciamo, queste bio solution non sono sempre ben comprese, conosciute, ce ne sono sempre di nuove, ci sono sempre maggiori informazioni da parte del, diciamo, della ricerca ed è necessario saperne sempre di più, proprio perché è possibile, e lo vedremo da tutti i risultati che verranno esposti in questi giorni, arrivare ai livelli di protezione che il consumatore si aspetta, magari con quantità di residui
basse, quindi anche la grande distribuzione, diciamo, riesce a raggiungere i propri obiettivi senza manco, diciamo, esagerare in qualche caso, e di conseguenza veicolare queste informazioni, ed è un piacere salutare i circa 250 colleghi qui presenti e gli altri 750 che non vediamo in presenza ma che ci seguono da casa. Tornare in presenza è particolarmente importante, interessante, non ci si può stringere la mano ma dare il gomito oppure il pugno, e quindi è una bella occasione di incontro, di confronto, e siamo veramente orgogliosi di far parte di questa bella iniziativa che sono sicuro potrà avere un ottimo successo grazie a tutte le presentazioni, diciamo, dei diversi relatori, sia dal punto di vista, diciamo, scientifico, sia dal punto di vista della promozione di nuovi prodotti che non sempre sono, diciamo, ben conosciuti. Quindi sono sicuro che questa giornata, queste due giornate, potrà dare un ottimo contributo alla conoscenza, e quindi buona BioSolution a tutti. Grazie Gianfranco. Direi che noi in un articolo abbiamo scritto il libretto delle istruzioni, manca ancora per le BioSolution. Questa è un'occasione per capire effettivamente come funziona, dare appunto degli spunti interessanti a tutti i partecipanti. E per quanto riguarda IBM Italia, invece, abbiamo un video di saluto di Giacomo De Maio. Chiedo alla regia di far partire il video. A nome dell'Associazione IBMA Italia e in qualità di Presidente vi ringrazio per questa iniziativa che può diventare un riferimento per confrontarsi e divulgare il biocontrol in Italia. Da sempre la nostra associazione, che rappresenta le aziende produttrici di mezzi tecnici del biocontrollo, a nome dell'Associazione IBMA Italia e in qualità di Presidente vi ringrazio per questa iniziativa che può diventare un riferimento per confrontarsi e divulgare il biocontrol in Italia. Da sempre la nostra associazione, che rappresenta le aziende produttrici di mezzi tecnici del biocontrollo, è impegnata nella valorizzazione di soluzioni e formulati che rispondono ai più alti standard di qualità e funzionalità chiesti dall'Unione Europea. È importante considerare che l'attuale momento storico è molto favorevole per i cambiamenti che interessano l'agricoltura. Il Farm to Fork e le risorse del PNR sono tutti indirizzati alla riduzione della chimica di sintesi del 50% entro il 2030. Per questo motivo le aziende associate a IBMA Italia, che le rappresenta, lavorano per affermare a livello operativo, pratico ed istituzionale le qualità e le opportunità offerte dai mezzi tecnici del biocontrollo. L'agricoltura tutta si sta rivolgendo a noi per soluzioni avanzate, efficaci, ecosostenibili e sicuri per gli operatori e i consumatori. Il nostro impegno e i nostri sforzi da più di 30 anni sono maturati e orientati per valorizzare e divulgare la conoscenza in quella che un tempo era una nicchia, l'agricoltura biologica. Oggi siamo diventati un riferimento e siamo qui per iniziare un lavoro a tutti i livelli di dialogo e collaborazione, anche per proteggere questo settore.
A tal proposito abbiamo fortemente voluto nuovi tavoli di lavoro e discussione per una maggiore presenza di controlli e verifiche al fine di tutelare i nostri associati e l'intera filiera produttiva che merita maggiore protezione e garanzie. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento in ascolto degli interventi della Biocontrol Com. Grazie, quindi abbiamo sentito anche il saluto del presidente di IBMA Italia. Ultimo intervento in questa parte introduttiva, Francesco Menelao, responsabile commerciale Fruit Communication, che ci farà una breve presentazione di chi è Fruit Communication. Sì, buongiorno a tutti, mi presento, io sono Francesco Menelao, responsabile commerciale di Fruit Communication, nonché la voce che tanti di voi hanno ascoltato al telefono in tutti questi mesi precedenti, oppure chi si nascondeva dietro una mail che vi ha invitato a essere qui tutti quanti, insomma. Credo non vada il tastino. Questa è la parte bella del essere ritornati in presenza, perché davanti a un monitor era molto più semplice lanciare le presentazioni, invece come vediamo si torna con dei piccoli inconvenienti che comunque sono anche delle cose piacevoli per essere tornati qui a poterci confrontare. Aspettiamo che arrivi il tastino, altrimenti tutto quello che ho fatto è nullo, insomma. Mi intrattengo e potrei raccontarvi una barzelletta, però magari non credo sarebbe il caso. Io non sono una persona seria, però faccio finta di esserlo, insomma. Beh, vi posso innanzitutto anticipare quello che sarà il programma di questa mattinata che modererò io. Avremo anche una finestra internazionale durante questa mattinata, per cui veramente complimenti Vittorio per aver coinvolto anche la Wageningen University, per cui non si parla solamente con un respiro italiano ma veramente con un respiro internazionale, per cui avremo responsabili di università, centri di ricerca, rappresentanti di aziende, consulenti, e mi è piaciuto l'approccio che ha portato nella costruzione dell'evento, anche di non averli a blocchi, bensì veramente integrati tra di loro, e questo è importantissimo per far capire che ognuno ha un'importanza uguale a livello di formazione e informazione su questa tematica. Veramente è un approccio molto molto interessante questo, e vedrete appunto che ci saranno questi diversi interventi che affronteranno proprio le specifiche tematiche. Vediamo se ci siamo. Perfetto. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, vi dicevo, sono Francesco Menelao, responsabile commerciale di Fruit Communication, una società editrice che è composta. La Magazine e Fruit Journal, due siti web quali uvaratavola.com e fruitjournal.com, e una community che negli anni è cresciuta attraverso i canali social, soprattutto tramite Facebook ed Instagram, e ci occupiamo principalmente anche delle organizzazioni di eventi. Le nostre riviste sono, come vi avevo anticipato, distribuite gratuitamente in 180 punti di distribuzione in tutto il sud Italia, in 7 regioni italiane, per 5 edizioni l'anno. Gli eventi che
abbiamo come attività non secondaria, ma che ci impegnano attivamente per tutto il corso dell'anno, sono principalmente la BioControl Conference, quali è appunto l'appuntamento di oggi, e la Biostimolanti Conference, la quale comunque vi invitiamo già per il prossimo, per la prossima primavera, la prima settimana di marzo, e altre attività, altri eventi, quali la Grape Exhibition. Tutte sono hanno un senso grazie alla collaborazione con ARPTRA e IPP, con le quali abbiamo appunto creato un rapporto di sinergia che ci ha permesso di poter collaborare soprattutto con il Sorriso ormai da tanti mesi, anche distanti, visto che Gianfranco l'ho conosciuto dal vivo per la prima volta oggi, e ci siamo sempre visti tramite uno schermo, però abbiamo sempre appunto condiviso dei valori che ci hanno poi portato a guardare oltre, e continuiamo ancora a farlo pensando sempre al futuro, ponendo le basi per una progettualità che ci porta appunto ad avere un obiettivo comune, che è quello di partire dalla conoscenza per poi passare all'approfondimento e poter terminare con l'informazione fruibile, e che ogni giorno cerchiamo di offrire a tutti quanti voi attraverso contenuti di valore, ma che è possibile grazie al contributo dei nostri partner, che rendono sostenibile il nostro lavoro quotidiano, e che mi permetto di ringraziare davvero con davvero tanto spirito, come dire, emotivo. Poter usufruire e apprendere sempre di più contenuti che i nostri relatori accademici oggi ci potranno appunto regalare in questa giornata. Vi ringrazio dell'attenzione e buona conferenza a tutti. Grazie Francesco. Bene, ringrazio i relatori per questi saluti introduttivi. Direi di partire con questa prima sessione dedicata ai microorganismi. E qui invito subito Georgina Jimenez della Wageningen University. Un applauso. Grazie. Georgina è innanzitutto spagnola, però lavora in Olanda alla Wageningen University, e lei ci farà un quadro sulla situazione attuale della parte di microorganismi, che appunto questa prima sessione, ma anche le sfide future per questo settore. Lei farà la presentazione in inglese con traduzione simultanea. Grazie Georgina. Grazie mille. Microfono. Where shall I guess? Deve cambiare lei le slide, vero? Oh, I changed the... On PowerPoint. Sono state caricate le slide. Abbiamo un problema di nuovo col puntatore. Buongiorno. Grazie mille for giving me the opportunity to be here today. And as he was saying very well, I'm not Dutch. I'm from Barcelona, but I'm working in Wageningen for almost 3 years now, together with Jürgen Kohl, that you might know him very well. He's sending regards to you. He couldn't be here today, so he's saying hi. And we are, oh, sorry, of course. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Non sono olandese, sono spagnola, vengo da Barcellona, ma lavoro in Olanda alla Wageningen University da ormai 3 anni, e quindi sono qui per presentare, per questa presentazione realizzata con il collega Jürgen Kohl. So we are both focusing research in biocontrol.
Grazie. And yeah, one of our main topics is the development of new microbial biocontrol products for plant diseases. So today I will explain how we develop such products and which are the future challenges. Allora, l'argomento di cui tratterò quest'oggi è lo sviluppo e la messa a punto di prodotti microbici di biocontrollo per far fronte alle malattie delle piante e quali sono le sfide per il futuro. So, as you well know, our crops has been becoming more and more dependent for the use of chemical pesticides in the past decades, and that has damaged natural enemies and antagonists that are already present in the field. E come già sapete, le nostre colture negli ultimi decenni sono sempre state dipendenti da una protezione di tipo chimico e tutto ciò ha fatto sì che i nemici naturali, gli antagonisti degli insetti, delle malattie, siano diventati proprio le vittime della protezione delle colture. That is why the EU has promoted different strategies to achieve more sustainable ways to have resilient cropping systems. Ecco perché l'Unione Europea ha messo a punto diverse strategie per poter creare dei sistemi culturali che siano resilienti e sostenibili. Nowadays, we are in the frame of the Farm to Fork strategy, which has the ambitious goal of reducing the use of chemical pesticides by 50% in 2030. L'Unione Europea, come sapete, ha lanciato la strategia Farm to Fork, dal campo alla tavola, che il cui obiettivo molto ambizioso è quello di ridurre del 50% l'uso di questi prodotti chimici entro il 2030. And this is a very ambitious goal. We are running out of time, so if we want to achieve it, biological control has to play a key role. È veramente un obiettivo molto molto ambizioso, perché ormai non c'è più tempo, la scadenza si avvicina, ecco perché dobbiamo affrettarci se vogliamo realizzarlo. If now we have a look to the biological control market, we can see that nowadays represent the 4% of the global pesticide market. But the good news is that it has had an increase of 60% in the past years. Questo è il mercato del biocontrollo. Come vedete, rappresenta soltanto il 4% del mercato globale dei pesticidi. Ma diciamo che la notizia interessante, positiva, è che il tasso di crescita composto è del 16%. So if we have a look to the different product groups, we can see how more than a half are products based on microorganisms, a little bit more than a quarter of macroorganisms, and then the rest are shared with pheromones and plant extracts. Allora, se guardiamo i gruppi di prodotti, più del 50% è costituito dai microorganismi, un quarto dai macroorganismi, la restante parte da estratti vegetali e ferormoni. And if we have a look to what are the targets of these biocontrol products, we can see that half of them are targeting pests, almost the other half are targeting pathogens, and the rest is shared by nematodes, weeds, and others. E quali sono i target del biocontrollo? Il 50% è costituito dai pest, cioè degli organismi nocivi, l'altra quasi metà da patogeni, e poi nematodi, infestanti e altro. So if we have a look to these numbers, we can see how biocontrol products have increased their commercial interest, because we have now numerous natural enemies and microorganisms that has been selected and also developed. E allora, ciò sta a dimostrare che c'è un interesse sempre più crescente proprio nel biocontrollo, nella lotta biologica commerciale, questo grazie a un numero crescente di nemici naturali che sono stati selezionati. So all of this, that we have also many companies and manufacturers around the world that are interested for these biocontrol products, so likely there is a change happening. E quindi pensiamo anche che effettivamente abbiamo intrapreso la strada del cambiamento grazie anche alle numerosissime aziende produttrici di questi prodotti in tutto il mondo. So that's why we can affirm that we have a mature biocontrol industry with growing markets,
But we have also seen that there is an increasing need of these biocontrol products. Ecco perché possiamo affermare che l'industria del biocontrollo sia ormai matura, i mercati sono crescenti e soprattutto si registra una necessità crescente di numerosi prodotti di questa natura. And this need will be only covered if... It changes alone, I don't know. Well, this need will only be covered if we combine fundamental with applied research and if we have a strong private-public partnerships with the aim of replacing chemical pesticides and also with the aim of facilitating the transition towards resilient cropping systems. E questo potrà essere raggiunto soprattutto se riusciamo a combinare i bisogni della ricerca di base e ricerca applicata, soprattutto se creiamo un partenariato, un forte partenariato pubblico-privato per sostituire i pesticidi, gli antiparassitari chimici e soprattutto per facilitare la transizione verso sistemi culturali resilienti. And actually it was thanks to the collaborations with the biocontrol industry that we realized as researchers that the efficacy trials are important. We need to assess if the antagonists are working, but there are many other questions that need to be addressed. E questo, grazie quindi alla collaborazione con l'industria, abbiamo realizzato dei trial di efficacia, soprattutto per poter testare l'efficacia degli antagonisti. For example, the biocontrol industries were asking us what is the market size or what are the costs of production per hectare, also if there is any toxicological risk or what are the modes of action, which I'm going to talk about it in a bit. E dunque l'industria del biocontrollo ha sollevato una serie di quesiti che ha rivolto naturalmente al mondo della ricerca. In primo luogo, qual è la dimensione del mercato, quali sono i costi di produzione per ettaro, quali sono i rischi tossicologici e così via. So, as you can see, the list is very long and we realize that we need to reconsider many relevant questions for developing biocontrol products, and for that we need expertise of very different disciplines. E vedete l'elenco, la lista dei quesiti sollevati è veramente molto molto lunga, sono tutti quesiti importanti, pertinenti e che richiedono anche lo sviluppo di una expertise, quindi di competenze specifiche. That's why my previous colleagues realized that it was necessary a stepwise screening approach in which all these commercial questions were addressed as early as possible. And also it was important to do the cheap assessments at the beginning of the process and leave the most expensive ones, such as field trials, for later stages. E naturalmente è importante considerare questo approccio per fasi, però è importante anche risolvere questi quesiti di natura commerciale al più presto possibile, fornire le risposte, le prime risposte, anche in maniera efficace in termini di costi, proprio per evitare degli studi troppo costosi, studi che comunque saranno sono sempre effettuati per poter testare la validità dei prodotti. And thanks to all these discussions with the biocontrol industry, my colleague Jürgen Kohl developed this stepwise screening approach in 2011, consisting of these 9 steps. And this is actually the process we are following these days to select and develop new antagonists. E proprio grazie a questo partenariato con il mercato del biocontrollo, abbiamo il mio collega Jürgen Kohl nel 2011 ha messo a punto questo approccio per fasi, un approccio che si basa appunto su 9 step. So in the first step, what we do is to start assessing the targeted crop, the disease and the markets. So already at the beginning of the process, we ask ourselves if it's going to be a viable market behind this new product. La prima fase, il primo step, è rappresentato dalla valutazione delle colture target, delle malattie target e soprattutto dei mercati, per capire se il mercato può essere veramente vitale. Then in the next step, we start to do the isolations to build up the collection of candidates that we are going to try. And here we always recommend to perform isolations and not use
all collections of all microorganisms. E nella seconda fase invece realizziamo l'isolamento per poter realizzare una collezione di candidati ed è importante fare passare da questa fase di isolamento per poter definire, identificare il candidato esatto. In step number three we perform the high throughput screening program. Step numero 3, questo screening della elevata produttività, rendimento. And actually this consists in different assessments that we perform at laboratory scale. Si tratta cioè di diverse valutazioni su scala di laboratorio. So what we do is a very first preliminary mass production assessment in petri dishes. Prima di tutto partiamo da una produzione massale su piastra petri. Afterwards we assess ecological characteristics such as UV resistance and also cold and drought tolerance, very important for field applications. E poi in un secondo luogo facciamo una valutazione di tipo delle caratteristiche ecologiche, cioè la resistenza agli UV, la tolleranza al freddo e tutto ciò in pieno campo. And finally we assess that the candidates don't germinate and don't grow at 36 degrees, the human body temperature, for safety criteria. E poi valutiamo che il candidato non germini, quindi non cresca, a 36 gradi, che è la temperatura corporea degli umani. After that, we do the identification and the database meaning. E l'altra fase è l'identificazione e la raccolta dei dati per poter creare un database. So what we do is to identify the candidates by DNA sequence to know which species we have. Quindi identifichiamo il candidato sulla base del sequenziamento del DNA per capire qual è la specie. And then we assess in databases if these species have any risk for toxicity or pathogenicity or IPR, intellectual property right conflicts. E facciamo una valutazione inoltre del rischio in termini di tossicità o patogenicità e una valutazione anche del conflitto in termini di diritti di proprietà intellettuale. And if we find these tricky or problematic species, then we discard from the collection the candidates belonging to these species. E nel caso in cui troviamo dei problemi di questo tipo, quella specie candidata viene scartata. After that, we perform the efficacy testing in bioassays. Un altro step è il test di efficacia in biosaggi. And for that, we always perform bioassays in planta using seedlings, detached leaves or branches depending on the disease. Quindi facciamo biosaggi in planta utilizzando semenzali oppure delle foglie che sono state distaccate prelevate o su rami. And we always discard and don't recommend the bioassays in vitro because in this type of experiments we can only assess antibiosis as mode of action. E invece non consigliamo, quindi scartiamo, i biosaggi in vitro che vengono realizzati e selezionati soltanto in condizioni di antibiosi. And actually the production of these secondary metabolites is happening in an artificial rich media, so even the production is higher compared with nature, so already the numbers are unrealistic. E inoltre perché in queste condizioni in vitro abbiamo una produzione eccessiva di metaboliti secondari, quindi le condizioni artificiali incrementano la produzione di metaboliti secondari e che rende poi la valutazione un po' più lontana dalla realtà. That's why we always recommend bioassays in planta because they allow us to assess all different types of interaction within pathogen and antagonist, as also with the host plant. Ecco perché preferiamo utilizzare, quindi consigliamo fortemente, biosaggi in planta, perché permettono di valutare tutte le interazioni tra la pianta e i vari patogeni antagonisti. After this step is when we start to assess, doing preliminary tests, the mass production together with the biocontrol industry. E dopo passiamo a un altro step che è quella di produzione massale preliminare con l'industria del biocontrollo. We also assess the most adequate formulation.
nonché valutiamo le formulazioni più precise e adeguate. We also make an estimation of the potential cost associated to registration process. Facciamo una stima anche dei costi potenziali in associazione ai costi di registrazione. Then we keep improving the production, and also at this later stage is when we perform the field trials with the selected antagonists. Facciamo valutazioni in termini di produzione massale e realizziamo anche trial di pieno campo. And finally we integrate the potential product in the cropping systems. Ed infine integriamo i prodotti potenziali nei sistemi colturali. So as you can see in this process we are not focusing only in efficacy but considering many other essential criteria. Quindi come vedete in questo processo non concentriamo l'attenzione soltanto sull'efficacia ma anche su molti altri elementi del processo stesso. And what we try to do is to assess at the beginning doing the most the cheaper assessment when we have a long number of candidates. E quindi come vedete incominciamo dalle fasi che sono sicuramente quelle meno costose, soprattutto nel caso in cui dobbiamo testare un lungo elenco di candidati. And as long as we are selecting the potential antagonist is when we start to do the assessments that are more expensive. E le valutazioni più costose vengono realizzate soltanto quando abbiamo individuato il vero candidato potenziale. So I think for the future it's very important to establish such screening and strategies that takes into account efficacy but also many other essential criteria. Quindi per il futuro, quindi per lo sviluppo di questi prodotti di biocontrollo, è importantissimo fare valutazioni di efficacia nei confronti del patogeno target, ma oltre all'efficacia ci sono anche molti altri criteri degni di considerazione. And well, for performing these screening programs, we need expertise in plant pathology, but also from many different types of fields. E abbiamo bisogno naturalmente di expertise, quindi di competenze tecniche nell'ambito della patologia vegetale, ma anche in molti altri settori e discipline. And now for illustrate this screening program, I would like to show you a short video that we prepare for a project in which we were selecting antagonists against European fruit tree canker disease, which is the apple canker, the common name. Dunque adesso voglio farvi vedere un breve video che è stato messo a punto durante la realizzazione di un prodotto di biocontrollo nella gestione del cancro del melo. No? Chi può? Per il video? Okay. Per il video? Okay. Un attimo. Do I need to press something? No, I think they are going to play the video. Hello, I'm Georgina Elena Jimenez, a researcher at Wageningen University and Research. Here, I'm leading BioNeeded, a project granted with the EU Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship. BioNeeded aims to improve the management of apple canker. This disease is caused by Neonectroditissima, and it is one of the most devastating diseases in apple production. Apple cancer is one of our big problems because our apple fields have been more affected by the disease, and we have to use more and more plant protection products. But plant protection products are nowadays restricted in use or no longer permitted. BioNeeded aims to develop a new biological control product according to the European Union policies. We are following a stepwise screening program developed by Dr. Jürgen Kohl to select microorganisms that show antagonistic effect against Neonectroditissima. This approach has been successfully used to develop biocontrol products against apple scab and powdery mildew. Key is that we are not only looking for efficacy against the pathogen, but for many other essential screening criteria. First of all, we isolate microorganisms from apple branches of different countries and varieties. After that, we select candidates that produce high amounts of spores and are active in the field environment. For example,
they must grow at low temperature and survive dry conditions and sunlight. Finally, we identified the candidates using molecular techniques, and we exclude the species that may be harmful for humans, animals, plants, or the environment. Now, we have a selection of candidates ready to be tested against Neonectria ditissima in BioSafe. In questo momento, we inoculate apple branches with both candidate, and we incubate that branches at controlled temperature and humidity. The candidates that prevent the growth of Neonectria ditissima will be sent to the company Enema for the next step, the assessment of highest production bioreactors. The promising export products will be tested in orchards in the coming years to evaluate their field performance. Sì, with this whole approach, una domanda per Georgina prima delle conclusioni. With promising properties. This will allow the development of a commercial biocontrol product for apple management. Mode of action. Yes. Because now I would like to talk briefly about the modes of action and why these studies are necessary for the developing of microbial biological control agents. Allora, passiamo adesso alla modalità d'azione e perché è necessario fare studi, Hello, è necessario reperire informazioni proprio per la messa a punto dei prodotti di biocontrollo. In terms of efficacy, they are very important to design applications strategies and also what is the best time for the application, as well as for the formulation and the production of the microbial biocontrol agent. Per quanto riguarda l'efficacia, è importante poter progettare, elaborare delle strategie di applicazione adeguate, i tempi di applicazione, la formulazione del prodotto microbico di biocontrollo e la produzione di questi agenti stessi. And also for the EU regulations, these are necessary for the risk assessments. E inoltre tutto ciò è fondamentale anche ai fini dei regolamenti europei che si basano anche su una valutazione dei rischi associati. So, just as a reminder, we have different modes of actions as induced resistance, competition when there is indirect interaction with the pathogen. Abbiamo diverse modalità d'azione, per esempio la resistenza indotta, che è molto importante in questa interazione tra pianta e agente, e inoltre la interazione diretta con i patogeni stessi. Yeah, and for the direct interaction we have the hyperparasitism and the antibiosis. E per quanto riguarda la interazione diretta col patogeno, dobbiamo porre attenzione all'iperparasitismo e l'antibiosi. So luckily nowadays we have done a lot of research on this mode of action, so we have a lot of detailed knowledge available. E fortunatamente le informazioni scientifiche sono molto numerose, quindi abbiamo delle conoscenze piuttosto dettagliate su questi aspetti. And nowadays we know that when we apply the living microorganisms, this type of processes are highly regulated in situ, but a cascade of events. E sappiamo inoltre che quando utilizziamo un microorganismo, quindi che sia vivo, vivente, questo processo determina in situ una cascata di eventi. And this type of events are normally developing in sequence of different modes of action. E questi eventi si sviluppano sulla base di sequenze di diverse modalità d'azione. And this process also applies when the living microorganism is producing antimicrobial metabolites. E questo succede anche quando questi microrganismi producono dei metaboliti. Because this production is happening at low concentrations, highly regulated in the microniche, and also with a short lifespan. Perché questa produzione di metaboliti si sviluppa ad una concentrazione molto bassa in micronicchie e con una durata di vita piuttosto breve. That's why the modes of action happening in situ should be generally considered safe or at least not suppose an extra risk.
E naturalmente sappiamo che la modalità d'azione in situ deve essere sempre considerata generalmente sicura o comunque sicura al punto da non dover sollevare rischi. And this is not what happens with the production of these antimicrobial compounds, even though we see that in situ they are not supposing any extra risk. E dunque, abbiamo potuto notare appunto che in situ questi microorganismi, questi composti antimicrobici, effettivamente producono bassissime quantità di rischi. And what we think is that because there are many assessments in biocontrol done in vitro, this production of these metabolites is done at high concentrations. Il punto è che le sperimentazioni in vitro determinano una crescita di metaboliti a rischio molto elevata, ma questo per la sperimentazione in vitro. Yes, and in this type of experiments normally there is assessed the inhibition zone, but this is not realistic since this production of these metabolites is happening in an unrealistic amount. E pertanto proprio nelle sperimentazioni in vitro il tasso di inibizione indotto da questi prodotti antimicrobici risulta essere molto basso, ma questo risultato non è realistico perché è compromesso dalle condizioni sperimentali in vitro. That's what we think, that has given a wrong perception. The biological control is basically based in assessing the high amount of production of these metabolites. E questo è un risultato però fallace, è la percezione errata secondo cui il controllo biologico, la lotta biologica si basa appunto su queste quantità elevate di antibiotici efficaci. So all of this has given a wrong emphasis and we think that's why the regulations are so focused that these metabolites are supposing an extra risk. E questa però non è il focus, non è l'enfasi giusta, è quell'enfasi sbagliata che viene anche fatta risaltare nel regolamento. E soprattutto il punto appunto che questi metaboliti agiscano come tossine, ma questo assunto finale è soltanto determinato da condizioni irrealistiche della sperimentazione in vitro. That's why we have a lot of challenges in terms of mode of action because we need appropriate screening assays, more multi-omics studies, and also the EU regulation needs to change its perception about these metabolites. Ecco perché dobbiamo realizzare più saggi di screening, studi multi-omici e soprattutto perché i regolamenti europei attuali devono modificare il loro approccio rispetto ai metaboliti. And finally, I would like to briefly talk about the regulations and the registration process because I think it's one of the main bottlenecks for not having enough biocontrol products in the market. E passerei in rassegna adesso per concludere molto rapidamente i regolamenti europei, soprattutto per quanto riguarda il processo di registrazione che rappresenta un vero e proprio collo di bottiglia nella produzione di questi agenti di biocontrollo. Here we have a map which is quite recent, is from last month, from October, and here we can see the chemical substances that are candidates for substitution per each EU country. Questi sono i candidati per la sostituzione relativi ai prodotti chimici per ogni paese europeo e questa è l'ultimissima normativa del mese scorso. And we can see that many countries are in red, so that means that we have 40 or more of these substances to be substituted. That means that they are still allowed, but they will be no longer permitted in a short future. E vedete che la maggior parte di questi paesi sono in rosso. Ciò significa che più di 40 o più sostanze saranno tra breve eliminate dal mercato. So for example, Italy has 48 of these substances. Per esempio per l'Italia ci sono circa 48 sostanze che saranno a breve eliminate. And now on the other hand, we have the map representing the low risk substances already authorized per EU country.
Queste sono invece le sostanze a basso rischio già autorizzate per i paesi europei. And we can see that it's really in balance, because in the best cases that we have countries with 19 products like France. E vedete che è il panorama abbastanza imbarazzante, perché nel migliore dei casi, per esempio la Francia, ci sono 19 sostanze autorizzate. But in the worst case we have just few of these substances authorized or even none of them. E nel peggiore dei casi sono pochissime le sostanze autorizzate, in alcuni casi nemmeno una è autorizzata. So we can see that there is really not an equilibrium between the two maps. Quindi vedete la totale assenza di equilibrio tra i due panorami. And here I just wanted to show like this complex figure about the registration process, because maybe this is one of the reasons why we have such an unbalanced situation. E quest'ultima tabella, vedete il quadro del processo assolutamente complesso di registrazione di questi prodotti microbici di biocontrollo, è proprio la complessità del processo di registrazione che forse è alla base di questo squilibrio. I'm not going to go into detail, I will not be able to do it, but I think the main message is that this process, it takes a lot of time and it's very expensive. Non sono in grado, non voglio passare rassegna a tutti gli step della registrazione, ma va da sé che questa slide dimostra la complessità del sistema, soprattutto quanto tempo richiede e anche quanto sia costoso. And this process should be reconsidered and allow a quick access to the market for low-risk substances. E quindi un processo che deve essere rivisto soprattutto per favorire un accesso molto più rapido e veloce al mercato da parte di questi prodotti microbici di biocontrollo. Right now this process can cost up to 3 million of euros and this is really not sustainable for many small medium enterprises. E il processo di registrazione costa attualmente 3 milioni di euro, una cifra che non è assolutamente sostenibile soprattutto per le piccole e medie aziende. So now just as a brief summary and to see what are the future challenges, I think we have seen that there is a lack of suitable biological control solutions and that unfortunately the regulations nowadays are very tedious and costly. Adesso, quali sono le barriere? Attualmente c'è una mancanza di soluzioni adeguate per il controllo biologico e il regolamento del processo di registrazione è piuttosto costoso e anche noioso. That's why we need to establish good screening strategies that look for efficacy, but also for many other criteria we have seen, and also to have a legislation more adequate, simplified and cost effective. Ecco perché abbiamo bisogno di nuove strategie di screening per poter testare l'efficacia insieme a molti altri criteri. Abbiamo bisogno anche di una legislazione che sia efficace, appropriata, semplificata e poco onerosa. It is also true that now we have a high competitive marketplace, but if we keep developing suitable biocontrol products and with more and more restrictions for chemicals, that will place the biocontrol products in a stronger position in the market. Abbiamo anche un mercato, è vero che abbiamo un mercato piuttosto competitivo, però se sviluppiamo prodotti adeguati, se veniamo anche aiutati dai regolamenti adeguati, sicuramente il biocontrollo può raggiungere una posizione più forte sul mercato. And also I might not have time to talk about it, but not for that is less important. There is also a lack of information for growers in terms of application of microbial biological control agents. Non ho tempo per parlarne, ma sicuramente c'è una carenza di informazioni per quel che attiene all'applicazione degli agenti microbici di biocontrollo. That's why it's important to establish good trainings for them in which the application of these products are prioritized in IPM strategies and also have more information available for them in a more comprehensive way. Ecco perché, data la mancanza di informazione, è importante poter creare anche dei corsi di formazione per che possano inserire gli agenti microbici di biocontrollo nell'ambito delle strategie di Integrated Pest Management, e questo anche attraverso una maggiore disponibilità di informazioni che siano più globali. So there is a lot of work to do, but biological control has the potential
to substitute the chemicals in all agronomical crop systems and in all plant protection strategies? C'è molto da fare sicuramente, ma il biocontrollo rappresenta e possiede un enorme potenziale per sostituire tutta la chimica di sintesi nei sistemi colturali, quindi nella produzione, nella protezione, scusate, delle colture. What we need is a strong private-public partnerships and also national and international collaborations to bring together all the expertise needed to develop such suitable biocontrol products. Abbiamo bisogno pertanto di un forte partenariato pubblico-privato, abbiamo bisogno di una collaborazione a livello nazionale e internazionale per poter coltivare e mettere tutte le expertise necessarie per promuovere lo sviluppo di questi agenti di biocontrollo. And before finishing, I would like to say thank you to the whole group in Wageningen doing research in biocontrol. Per finire vorrei anche ringraziare, dare credito all'Università di Wageningen, quindi al team di ricerca. Also the funding bodies that support our research and of course thank you very much for your attention. Anche i finanziatori della ricerca e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Georgina. C'è la possibilità di vedere il video oppure... Sì. Hello, I'm Georgina Elena Jimenez, a researcher at Wageningen University and Research. Here, I'm leading BioNeeded, a project granted with the EU Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship. BioNeeded aims to improve the management of the presentation, but it's a pity because it's a nice example to see it. And it like is in one life, of the most doing, devastating but... diseases in apple production. C'è il link nella presentazione, è un peccato perché il video è un esempio molto interessante di applicazione pratica nella produzione degli agenti di biocontrollo. Se dalla regia mi fanno un cenno, se parte. Un minuto. Intanto faccio una domanda, Georgina, sì. Relativamente al percorso di STEP, la faccio in italiano che così almeno la capiscono tutti, il percorso di STEP, avete stimato quanto tempo serve per fare tutti i diversi STEP? Worst case scenarios, 8-10 years, yes. Ah. Well, if we see the video that we have prepared, the video is actually about the postdoc that I performed in 2 years, the Marie Curie grant, and more or less we cover until the step 6, which is the a preliminary assessment of mass production in the industry, and we reach a step 6 in about 2 years. But the thing is that after that is when I start all the registration process, all the cost, and also all the permissions to bring the antagonist to the field. And of course, field experiments also need some time. So yeah, best case scenario, around 8 years. Sì, allora per quanto riguarda nella migliore delle ipotesi, cioè negli scenari più ottimistici, ci vogliono tra gli 8 e i 10 anni. Peccato che il video non sia disponibile perché il video è anche un esempio di questo processo. Noi abbiamo incominciato anche con un grant da parte nell'ambito del progetto di Marie Curie. Adesso abbiamo raggiunto lo step numero 6, quindi abbiamo realizzato tutte le fasi preliminari soprattutto per la produzione di massa e adesso ci vorranno altri 2 anni per raggiungere lo step numero 8 e cioè per la registrazione, quindi tutte poi anche i permessi da parte delle varie commissioni per poter rilasciare gli antagonisti in campo e per poter effettuare i trial di campo. Thank you. Se non parte io direi di andare avanti visto che abbiamo una scaletta molto... mi fate un cenno se... Against Neonectra dipissima. This approach has been successfully used to develop biocontrol products against Aethylscap and powdery mildew. Key is that we are not only looking for efficacy against the pathogen,
but for many other essential un minuto, ok. Sì, dovremmo esserci, quindi visto che è interessante, come ci ha detto Georgina, direi di aspettare, vi chiedo di pazientare questo minuto per poter far partire il video. For example, they must grow at low temperature and survive dry conditions and sunlight. Finally, we identified the candidates using molecular techniques, and we exclude the species that may be harmful for humans, animals, plants, or the environment. Possiamo vederlo dall'inizio? We have a selection of candidates ready to be tested against Neonectria vitissima in biocell. We inoculate apple branches with both pathogens. Hello, I'm Georgina Elena Jimenez, a researcher at Wageningen University and Research. Here, I'm leading BioNeeded, a project granted with the EU Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship. BioNeeded aims to improve the management of apple canker. This disease is caused by Neonectria vitissima, and it is one of the most devastating diseases in apple production. Apple cancer is one of our big problems because our apple fields have been more affected by the disease, and we have to use more and more plant protection products. But plant protection products are nowadays restricted in use or no longer permitted. BioNeeded aims to develop a new biological control product according to the European Union policies. We are following a stepwise screening program developed by Dr. Jürgen Kohl to select microorganisms that show antagonistic effect against Neonectria vitissima. This approach has been successfully used to develop biocontrol products against apple scab and powdery mildew. Key is that we are not only looking for efficacy against the pathogen, but for many other essential screening criteria. First of all, we isolate microorganisms from apple branches of different countries and varieties. After that, we select candidates that produce high amounts and are active in the field environment. For example, they must grow at low temperature and survive dry conditions and sunlight. Finally, we identify the candidates using molecular techniques, and we exclude the species that may be harmful for humans, animals, plants, or the environment. Now, we have a selection of candidates ready to be tested against Neonectria vitissima in biocells. We inoculate apple branches with both pathogen and candidate, and we incubate that branches at controlled temperature and humidity. The candidates that prevent the growth of Neonectria vitissima will be sent to the company Enema for the next step, the assessment of high-scale spore production in bioreactors. The promising spore products will be tested in orchards in the coming years to evaluate their field performance. With this whole approach, BioNeeded selects biocontrol agents with promising properties. This will allow the development of a commercial biocontrol product for apple canker management. Perfetto. I will just... I would just like to add to this that we are very happy of this project because we were following all the stepwise screening approach, and already still the company is very interested in the outcome of the project. So it really shows how doing like a nice screening program, it can have a future, and we will finally, hopefully in a few years, have a product against this disease in the market. E volevo soltanto concludere dicendo che questo progetto è stato particolarmente interessante. Siamo partiti appunto con la produzione massale e la risposta anche da parte delle aziende produttrici è stata molto molto entusiasta, e speriamo che nel giro di qualche anno riusciremo quindi a risolvere una patologia appunto del cancro del melo così grave con l'uso di questi bioprodotti. Thank you very much. Thank you. Georgina. Bene, direi di andare avanti con la nostra
Biocontrol Conference e invito Giuseppe Cortese, Market Development Agronomist di Bayer Crop Science. E appunto Giuseppe, tu ci parlerai di difesa naturale per promuovere anche la fisiologia naturale delle piante. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori e soprattutto come apertura la relazione che abbiamo ascoltato è illuminante. Ringrazio anche tutti i tecnici e gli amici presenti e collegati. Perché questo titolo, la difesa naturale che promuove la fisiologia, va in linea con quello che ci stiamo dicendo, che stiamo costruendo e parlando in questo caso, nel caso specifico di Serenade ASO, noi costruiamo, guardiamo, diciamo, scopriamo giorno per giorno in campo, nelle diverse attività, nelle diverse prove, molte caratteristiche positive. Per cui nel breve tempo concesso vedrò di seguire, ma in maniera proprio veloce, un po' di osservazioni. Innanzitutto vorrei sottolineare l'estensione di impiego che in maniera definitiva che Serenade ASO ha ottenuto a maggio di quest'anno. Parliamo di Bacillus subtilis, il ceppo specifico QST713, ne avevamo anche parlato in altre occasioni, e soprattutto sottolineo, diciamo, l'importanza dell'estensione di impiego su nuove colture quali agrumi, kiwi, olivo, una nostra coltura, la coltura del sud, melone, cocomero, zucchino e tutte, diciamo, le varie coltivazioni, compreso ravanello, che in questo momento ha una estensione temporanea. Le applicazioni al terreno, e veniamo al discorso del titolo, le applicazioni al terreno sono molto importanti e oggi ripercorremo anche, diciamo, alcune caratteristiche. Pomodoro, melanzano, peperone, lattuga, insalate, cetriolo, melone, cocomero e zucchino, queste sono estensioni con applicazione al terreno, ma sono in corso ulteriori interessanti, diciamo, estensioni che dovrebbero avvenire anche nel giro di qualche mese. Serenade ASO, una slide dedicata all'olivo. Parliamo di fungicida e battericida di origine naturale e per quanto riguarda l'olivo, vado subito sulla, diciamo, caratteristica, è un prodotto che veramente svolge un'azione battericida e fungicida sull'olivo e nei confronti di lebbra, rogna e occhio di pavone manifesta un'ottima attività, già misurata, e abbiamo in corso anche attualmente numerose attività molto molto interessanti. Giusto, diciamo, riprendo il discorso della triplice modalità d'azione, mi ricollego a ciò che ha detto prima il tecnico, la dottoressa di Wageningen. Innanzitutto questi prodotti funzionano perché sono composti da qualcosa. In questo caso Serenade ASO ha un'elevata presenza di lipopeptidi e di composti adibatterici, che questi sono secreti dal ceppo QST713, è comunque importante il processo formulativo produttivo, però quello lo affronteremo in altre indicazioni. Ne ho già parlato al forum l'anno scorso. Questo perché i lipopeptidi, che sono presenti in maniera molto molto numerosa, in quantità elevata nel formulato, questi demoliscono la parete cellulare dei microrganismi patogeni, quindi il primo aspetto importante. In più i bacilli competono attivamente con gli agenti fitopatogeni per lo spazio vitale, quindi c'è questa competizione spazio nutrizionale. In più il prodotto innesca una difesa interna, lo diceva prima la dottoressa, la risposta fisiologica in questo caso dell'olivo, l'abbiamo verificato sull'olivo, è veramente interessante, per cui, diciamo, sull'olivo ci sono numerosi vantaggi e soprattutto il discorso di poter controllare contemporaneamente un batterio che è la rogna e lebbra e, diciamo, occhio di pavone come fungo. Modalità di applicazione e attività, ne parlavamo prima. Fogliare, un esempio è stato quella dell'olivo o delle colture su cui è registrato, quindi composti biologici, i lipopeptidi e composti
antibatterici svolgono l'azione principale al terreno, e qui viene il discorso fisiologico. Sono le spore del batterio, del QST 713, con altri composti tipo l'acido indolacetrico, il 2,3-butadieniolo, che diciamo sviluppano un'azione di promozione dello sviluppo, attivano le, diciamo, anche difese della pianta, e questo fa sì che aumentano le capacità di assorbimento. Ma adesso lo vedremo. Una prima domanda: cosa succede in seguito alla distribuzione di Serena Das al terreno? Entriamo nello specifico a livello del terreno. Innanzitutto le spore iniziano la colonizzazione dell'apparato radicale, di tutto l'apparato radicale, già subito dopo 2-3 giorni dal trattamento. C'è una costruzione di un denso film attorno alle radici, e quindi questo film, questo, diciamo, questa proprio parte gelatinosa, possiamo dire, i nutrienti che sono contenuti nel suolo vengono trasformati nelle forme più disponibili per la pianta. Poi ci abbiamo l'azione di collegamento suolo-radice, c'è un aumento di disponibilità e dell'assorbimento dei nutrienti con un proprio elevato miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi del raccolto. Ricordiamoci questo aspetto qua anche su un discorso qualitativo di shelf life. Un altro aspetto che ho messo proprio per stare nei tempi, il miglioramento, un esempio di miglioramento dell'assorbimento degli elementi immobilizzati. Cioè qui guardiamo ad esempio che l'incremento dell'apparato radicale sia in termini di profondità, approfondimento e numero di radici aumenta la possibilità di assorbire nutrienti immobili o poco mobili come fosforo, zinco, ferro e manganese. E poi il maggior assorbimento di nutrienti essenziali come ad esempio il fosforo, i microelementi, ci danno sì che le piante siano, diciamo, meglio sviluppate, si sviluppano con una struttura radicale più completa ed efficiente. Un altro esempio che ci tengo a sottolineare: la disponibilità migliorata degli elementi. E qui ci sono due esempi. Il ferro: quando il terreno è presente, nel terreno è presente una quantità di limitata, diciamo, di ferro, questi batteri, nello specifico il QST 713, sono in grado di secernere, di proprio produrre composti siderofori, cioè queste molecole che chelano il ferro e lo rendono assorbibile alle piante. Se guardiamo il fosforo, e qui diciamo il batterio, il ceppo fa la differenza, possiamo vedere che anche nel caso del fosforo, quando, diciamo, è immobilizzato il fosforo nelle diverse forme come fosfato di calcio, fosfato di ferro, fosfato di alluminio o altri composti, questi batteri rilasciano degli acidi organici che modificano il pH. Qui ad esempio è un confronto tra il Bacillus subtilis, il Serena Daso, rispetto a dei prodotti attualmente in commercio, e qui possiamo vedere che c'è in questo caso, rispetto al fosforo, un 28% di più rispetto agli altri ceppi afferenti il genere Bacillus. Il ceppo fa la differenza. Un'altra immagine interessante, se vogliamo parlare di fisiologia, di aspetti qualitativi, l'aumento della biomassa radicale. Serena Diaso migliora la crescita delle radici e anche la relativa biomassa già a pochi giorni dall'applicazione, l'abbiamo detto prima. E se guardiamo ad esempio sul pomodoro, a 25 giorni dall'applicazione, notiamo che c'è un incremento del 92% di superficie radicale rispetto a non trattato. Guardando la lattuga, quindi un'altra coltura importante, a 36 giorni dall'applicazione, in prove in campo, non in laboratorio, sulla lattuga abbiamo un 21% di superficie radicale, diciamo, aumentata rispetto al non trattato. Questi sono tutti aspetti che vanno nella direzione, conferma di ciò che si diceva prima con i colleghi dell'Università di Wageningen. Un altro aspetto, l'aspetto fisiologico sulla vigoria della pianta. Già dalle prime fasi c'è una crescita migliore. Qui abbiamo pomodoro a sinistra e patata a destra. L'azione di Serena Diaso è visibile già dai primi stadi di sviluppo. L'abbiamo visto in campo, lo vediamo giornalmente quando facciamo questi campi
demo, quasi cambi dimostrativi. Quindi abbiamo un aumento di biomassa, uno stato di salute e di vigore ottimale della pianta. In effetti, guardiamo il non trattato a sinistra, il trattato a destra, è lo stesso per la patata. Serenade ASO, ecco l'altro aspetto importante, con questo vado nello specifico del comportamento, crea una barriera fisica attorno alle radici. Questo l'abbiamo visto, l'abbiamo misurato. Questo fatto protegge da attacchi di funghi e batteri, stimola i normali meccanismi di difesa contro gli attacchi patogeni e quindi aumenta la tolleranza verso gli stress ambientali. Questa è l'altra chiave di volta, l'altro aspetto molto molto importante, e massimizza, in questo caso andiamo a migliorare, a ottimizzare l'espressione genica della pianta, cosa da non trascurabile. Questa è l'etichetta attuale del Serenade ASO. Ci tengo a sottolineare la multicoltura e la multiparassita. Se guardiamo, andiamo dalla muffa grigia al marciume acido, alla batteriosi, ecco ultimamente melone, cocomere, zucchino, cancro gommoso, muffa grigia, anche fusariosi, con una quantità da dare al terreno dedicata. Però è tutto descritto, sono in corso ulteriori interessanti, diciamo, registrazioni. E qui vorrei, diciamo, riprendere alcuni concetti decisamente, diciamo, importanti per quello che stiamo dicendo oggi a questa BioControl Conference. Innanzitutto un controllo contemporaneo di pioversità, botrite, sclerotinia, fusariosi, batteriosi. Nel caso dell'olivo, rogna, lebbra, occhio di pavone. Stimola lo sviluppo vegetativo, incremento di quantità e di qualità, cioè influenza positiva sui vari parametri, ad esempio la shelf life, flessibile e adatto ai vari utilizzi, applicazioni fogliari e radicali, un po' l'abbiamo visto insieme, diciamo, di corsa, e l'altro aspetto fondamentale che in strategia permette di ridurre gli interventi, il numero di interventi con agrofarmaci di sintesi. Ottimo in strategia con prodotti a base di rame, e quindi la strategia con lo stesso rame per il controllo delle batteriosi. È un prodotto di origine naturale con tutti i vantaggi dei prodotti di origine naturale: non ha residui, tempo di carenza e sopra, in chiusura, la formulazione, l'innovativa formulazione, perché su questi prodotti, si diceva prima, è importante come vengono preparati, come vengono formulati, e quindi, diciamo, il risultato finale è questo. Io mi fermo, sono stato nei tempi, il mio contatto è questo, i colleghi sono, diciamo, a disposizione, per cui per qualsiasi cosa a disposizione. Grazie. Grazie mille, Giuseppe. Grazie, e grazie per essere rimasto nei tempi che ti sono stati dati. Ora invito Claudio Altomare, primo ricercatore presso il CNR, e parleremo di tricoderma. E quindi con appunto Claudio Altomare cercheremo di capire un po' che cosa sono questi funghi appartenenti al genere tricoderma e rapporto con le colture e con l'ambiente. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito e ai presenti. Partirei da questa diapositiva. Come sapete, recentemente la Presidente dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato il cosiddetto Green Deal europeo. Tra i vari obiettivi di questo progetto, di queste politiche, c'è anche quello dell'aumento della superficie agricola coltivata a biologico fino al 25% del totale e soprattutto la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi entro il 2050. Se questi obiettivi già di per se stessi parecchio ambiziosi si considerano anche nell'ambito di un'ottica di globalizzazione, quindi della prevista crescita demografica della popolazione mondiale fino al raggiungimento di 9 miliardi di abitanti nel 2050, ci si rende conto che probabilmente non siamo ancora pronti ad affrontare una sfida così grande, non abbiamo gli strumenti, i mezzi per poterlo fare.
In questo, tuttavia, una mano può essere data, ce la potrebbero dare i microorganismi. Già nel 2012 l'Associazione di Microbiologia americana ha presentato un dossier al Congresso degli Stati Uniti e al Presidente degli USA in cui si prospettavano le varie possibilità che l'impiego ragionato e tecnologicamente avanzato dei microrganismi avrebbero potuto rappresentare per le sfide del futuro e per nutrire il pianeta. In particolare noi ci occuperemo di un aspetto particolare, cioè l'uso dei microrganismi per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci di sintesi, dei pesticidi. I benefici che questa sostituzione parziale o totale avrebbero sono ben noti, li ho elencati qui, ma diciamo oltre agli effetti ben noti sull'ambiente, chiaramente, e questo si rifletterebbe anche in prodotti alimentari più salubri, più sicuri e una maggiore sicurezza anche per gli operatori. In questa mia presentazione vorrei parlarvi di uno degli agenti di biocontrollo probabilmente più diffusi al momento, Trichoderma. Vi sono diverse specie di Trichoderma che oggi vengono utilizzate, ne parleremo brevemente, ma quello su cui vorrei attirare un po' la vostra attenzione sono alcuni aspetti, alcuni dei quali non molto noti alla maggior parte degli operatori. Quindi vorrei innanzitutto dirvi che cosa sono questi Trichoderma e illustrarvi un po' come funzionano, quali sono i meccanismi di azione attraverso i quali questi Trichoderma agiscono, darvi anche qualche indicazione operativa che spero possa essere utile per poterli utilizzare meglio e quindi aumentare anche l'efficacia di questi agenti di biocontrollo e infine alcune informazioni riguardo a quello che la ricerca sul tema sta facendo in questo momento e quindi quelli che potrebbero essere gli sviluppi in un futuro prossimo. In questa diapositiva si vede un po' la distribuzione dei prodotti commerciali a base di Trichoderma nel mondo. È un survey, un'indagine che risale già qualche annetto fa. Probabilmente oggi la situazione sarebbe leggermente diversa e vedrebbe una presenza ancora maggiore di prodotti di Trichoderma a base di Trichoderma sul mercato. La dimensione dei punti rossi dà l'idea della dimensione del mercato dei Trichoderma rispetto al mercato generale dei prodotti dei prodotti per l'agricoltura nei vari paesi. Possiamo vedere che vi è una forte presenza di questi prodotti soprattutto in Asia e in Europa e seguiti poi dall'America Latina, dal Sud America, dal Centro America e dal Nord America. Le specie di cui si sente parlare sono diverse, sono più o meno una dozzina. La più comune e la più diffusa è Trichoderma arcianum, anche se poi col nome di Trichoderma arcianum in realtà si vanno a identificare specie differenti, è un nome, si parla infatti di complesso di specie. I prodotti che si trovano sul mercato non sono tutti prodotti registrati per l'uso come agrofarmaci, come fungicidi biologici, ma possono essere presenti con varie diciture, quindi anche come stimolatori della crescita, stimolatori della resistenza delle piante o biofertilizzanti. La situazione in Italia al momento è questa, ci sono al momento 7 ceppi registrati e autorizzati per la commercializzazione in Italia, appartengono a diverse specie. Di uno in particolare mi occuperò un pochino più a fondo, si tratta di un ceppo che
ho isolato e selezionato io, è stato caratterizzato nel mio istituto e rappresenta un po' il ceppo di riferimento che noi utilizziamo nei nostri studi. È l'item 908 che è stato autorizzato per l'impiego su colture in serra e in pieno campo, soprattutto per la lotta contro marciumi radicali e marciumi del colletto. I tricolerma sono dei funghi molto diffusi in natura, si trovano pressoché ovunque, non è difficile trovarli, non è difficile isolarli. Generalmente si trovano su materiale organico marcescente o semplicemente vivono saprofitariamente nei terreni. La loro caratteristica più tipica, macroscopica, è quella di sviluppare su substrati nutritivi un'intensa colorazione verde che è data dai conidi, che sono gli organi di moltiplicazione vegetativa del fungo. I tricolerma ancestralmente sono dei micoparassiti, nel senso che nel corso dell'evoluzione hanno innanzitutto manifestato la capacità di nutrirsi e di crescere a spese di altri funghi. Questo lo si vede molto chiaramente osservando al microscopio l'attività di questi funghi, dei tricoderma, che vanno ad avvolgersi intorno all'ospite, intorno al fungo bersaglio, e andando a rimuovere le ife di tricoderma si possono anche vedere dei fori, che sono dei fori di penetrazione attraverso i quali tricoderma entra all'interno del lume cellulare delle ife del patogeno e comincia piano piano a degradarle. Da questo iniziale comportamento micoparassitario, successivamente nel corso dell'evoluzione i tricoderma hanno sviluppato altre proprietà che li rendono buoni antagonisti, e cioè la capacità competitiva, la capacità di competere per nutrienti e spazi, e la possibilità anche di produrre sostanze con attività antimicrobica, quindi in grado di rallentare o addirittura annullare la crescita di altri microorganismi, funghi e batteri. Oltre a queste azioni dirette nei confronti dei patogeni, però, i tricoderma sono anche in grado di esercitare delle azioni indirette che comunque favoriscono la salute della pianta. Questa azione indiretta si manifesta attraverso l'induzione di risposte di resistenza della pianta, vale a dire piante che vengono trattate con tricoderma sono poi successivamente in grado di rispondere in modo più energico e più pronto, più rapido ad attacchi di agenti fitopatogeni. Questo tricoderma lo fa in qualche modo ingannando la pianta, cioè avendo un comportamento simile a quello di un agente fitopatogeno, e quindi cominciando ad attivare tutti quei processi metabolici e l'attivazione di quei geni che normalmente si attivano nel corso del processo patogenetico. Però non essendo un vero fitopatogeno, la penetrazione dei tricoderma si ferma molto rapidamente, mentre la pianta, che a quel punto è stata allertata dalla presenza dei tricoderma, continua a conservare per un certo periodo di tempo la sua capacità di resistere agli agenti fitopatogeni. Gli impieghi presenti in letteratura e noti sono veramente numerosissimi e in diversi contesti culturali sono stati utilizzati con grande successo, soprattutto contro le malattie radicali su diverse colture, ma sempre più si vede che ci possono essere anche applicazioni promettenti nel campo delle malattie del legno e persino nel campo delle malattie fogliari, quindi per esempio la botrite è una cosa che diciamo non risulta immediata, in quanto il fungo è un fungo tricoderma, sono funghi terricoli, quindi diciamo il loro habitat naturale è il suolo.
Tuttavia si è visto che in certe particolari situazioni e gestendo oculatamente e adeguatamente la somministrazione di tricoderma si riesce a ottenere anche un buon risultato sulle malattie della parte aerea. E a questo riguardo sono anche state pubblicate sono stati pubblicati degli articoli che riportano dei mezzi di diffusione dei tricoderma, per esempio attraverso gli insetti pronubi. Oltre alla capacità di difendere dalle malattie vegetali, i tricoderma conferiscono alla pianta anche una maggiore resistenza nei riguardi di stress abiotici, quindi stiamo parlando di siccità, di una maggiore tolleranza a condizioni di asfissia legate alla presenza di eccesso di acqua all'interno del terreno, nel terreno, o la presenza di metalli pesanti nel terreno che vengono chelati e quindi di cui viene ridotto l'assorbimento. In generale, essi determinano anche una maggiore crescita della pianta. Questo effetto è principalmente dovuto a un effetto di stimolazione della crescita e dello sviluppo dell'apparato radicale. L'apparato radicale è più grande, permea in modo più capillare il terreno, va più a fondo e quindi conseguentemente è capace di sostenere maggiormente la nutrizione e la crescita della pianta. Vi sono alcune caratteristiche importanti e che bisognerebbe insomma prendere in considerazione per comprendere meglio perché alcuni tricoderma e altri funzionano e altri ceppi invece non funzionano altrettanto bene. La prima di queste è la competenza per la rizosfera. La competenza per la rizosfera è la capacità di un microorganismo di accrescersi lungo la radice, colonizzando quindi la radice man mano che questa si allunga nel terreno stesso. Non tutti i ceppi di tricoderma hanno questa caratteristica della competenza per la rizosfera, infatti in alto è possibile vedere a confronto due piastre sulle quali sono state messe due radichette, una trattata con un tricoderma non competente, non rizocompetente, e l'altra invece trattata con un ceppo rizocompetente. Si può vedere che nella radichetta di sinistra, trattata con il ceppo non rizocompetente, il fungo tricoderma è rimasto sostanzialmente limitato, circoscritto alla parte superiore della radice, senza diffondersi lungo tutte le radichette, come invece è avvenuto nella piastra a destra. Un altro elemento molto importante per comprendere perché i tricoderma riescono a esercitare tutte queste azioni benefiche nei confronti della pianta è sapere che i tricoderma rispetto ad altri microorganismi benefici e agenti di biocontrollo sono dotati di una straordinaria capacità comunicativa, sono dei grandi comunicatori. In natura la comunicazione naturalmente non è verbale, avviene attraverso delle sostanze chimiche, dei mediatori chimici che stabiliscono le interazioni tra l'organismo produttore, in questo caso tricoderma, e tutti gli altri organismi che sono presenti condividono la nicchia ecologica dei tricoderma, quindi altri microorganismi, insetti, nematodi e la pianta stessa. E tricoderma, come dicevo, è un grande comunicatore in quanto ha una estrema versatilità metabolica, produce numerosissimi metaboliti bioattivi, ognuno dei quali ha una funzione specifica nell'ambito delle diverse proprietà che poi i tricoderma manifestano in natura, compreso l'antagonismo.
Un aspetto molto importante da questo punto di vista è quello della biodiversità dei tricoderma. Infatti ceppi anche appartenenti alla stessa specie posseggono profili metabolici differenti, il che vuol dire che avranno anche capacità comunicative differenti. E conseguentemente alcuni avranno la capacità di indurre alcune attività, altre invece si differenzieranno. Questo ci dice una cosa molto importante, che l'attività dei tricoderma non è legato a una specie, ma è un qualcosa di specifico riguardante i singoli ceppi. Quindi la capacità di biocontrollo e tutte le altre straordinarie capacità dei tricodermi sono ceppo specifiche. Ancora 5 minuti. Sì. Questo sostanzialmente l'abbiamo detto. Un altro aspetto da considerare che è un aspetto operativo importante, mi viene chiesto spesso se trattando un terreno con tricoderma poi l'azione del tricoderma persiste nel tempo. La risposta è sì e no, nel senso che l'azione del tricoderma persiste per un certo periodo di tempo, ma la concentrazione di propaguli e quindi della parte vitale del fungo va gradatamente degradando. Adesso non entro nel dettaglio di questa figura, che dimostra come diciamo, la popolazione del tricoderma tenda a raggiungere un plateau, un livello base di equilibrio all'interno del terreno. Fondamentalmente ci fa capire come, numero uno, purtroppo è necessario periodicamente riutilizzare il tricoderma attraverso delle strategie inondative. Non è sufficiente dargli una volta e basta. E ci dice anche che la strategia migliore per ottenere il massimo del tricoderma è utilizzarlo in prossimità delle radici, in prossimità della pianta. Vi sono altri aspetti importanti da tenere presente quando si vuole utilizzare o inserire un tricoderma in un programma di lotta biologica. Il primo aspetto è che questi microrganismi generalmente hanno un effetto preventivo, anche se in alcuni casi vengono riportati degli effetti curativi, quindi quando la malattia è già presente in campo, la loro attività di elezione si manifesta in fase preventiva, quindi prima che la malattia attacchi la pianta. Poi sono più lenti nel produrre i loro effetti, quindi non ci si può aspettare la risposta immediata come si ha nelle sostanze chimiche, e soprattutto l'uso di questi microrganismi richiede anche una certa conoscenza tecnica che riguarda la vitalità dei microrganismi che si stanno utilizzando e il modo migliore di utilizzarli in campo. Per finire volevo darvi giusto qualche cenno riguardo a delle ricerche che noi stiamo portando avanti in questo momento e che riguardano delle attività di biocontrollo non magari ancora molto note possedute dai tricoderma. Una di queste è l'effetto nematocida. Noi abbiamo provato, stiamo portando avanti delle ricerche che riguardano il controllo biologico di meleidogine incognita. E abbiamo ottenuto degli ottimi risultati con il nostro ceppo di riferimento l'ITEM 908, sia in termini di riduzione di forme sedentarie, sia in termini di riduzione di masse di uova. Stiamo anche facendo degli studi riguardo l'isolamento e la caratterizzazione di metaboliti che hanno attività nematocida.
e in particolare sono in grado di determinare la morte delle larve G2, il secondo stadio, fino a un valore del 70%. Un altro aspetto poco noto è la capacità dei tricodermi di operare anche come entomoparassiti. Questo, diciamo, in qualche modo poteva essere previsto in quanto l'esoscheletro degli insetti è costituito dallo stesso polimero con cui è costituita la parete cellulare dei funghi. Quindi avendo i tricoderma la capacità di degradare enzimaticamente la parete cellulare dei funghi, è abbastanza logico pensare che un'azione del genere possa essere espletata anche nei confronti degli insetti. E in effetti noi abbiamo trovato capacità entomoparassitarie da parte dei tricoderma nei confronti degli afidi. Sappiamo bene la pericolosità degli afidi e la dannosità degli afidi sia per quanto riguarda i danni diretti che per quanto riguarda i danni indiretti dovuti alla diffusione di virus vegetali. E quindi diciamo questo è un campo di indagine estremamente interessante. Sempre nell'ambito dei metaboliti abbiamo isolato dei metaboliti con attività fagorepellente o fagodeterrente o antifidant da tricoderma che sono stati brevettati e che appunto hanno un effetto repellente nei confronti degli afidi, quindi non vanno a ridurre la popolazione dell'afide, ma semplicemente proteggono le piante dalla visita degli afidi e dalla puntura degli afidi stessi. Per queste sostanze abbiamo anche ottenuto un brevetto internazionale e diciamo proseguono anche queste ricerche. Sempre nell'ambito dell'attività entomopatogena stiamo svolgendo in collaborazione con l'Università del Molise delle ricerche per quanto riguarda la lotta al Phylenus pumarius, che è il vettore di Xylella fastidiosa, ottenendo dei buoni risultati. Questo diciamo per dare una panoramica di quello che delle ricerche un pochino meno convenzionali che stiamo cercando di portare avanti nei nostri laboratori. Concludo perché credo che il tempo a mia disposizione sia terminato, ringraziando i colleghi dell'Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante del CNR e i colleghi dell'Università del Molise per le ricerche a cui ho accennato e la società AgriFuture che commercializza il nostro ceppo ITEM 908. Grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie per averci illustrato quelle che sono le potenzialità veramente del tricoderma e soprattutto anche queste diciamo novità, almeno per me sicuramente, di questi usi che potrebbero essere molto interessanti sia contro i nematodi ma anche contro insetti e la sputacchina direi che è un esempio molto molto interessante da questo punto di vista. Sì, naturalmente c'è ancora da lavorarci. Certamente. Però i risultati fino ad ora sono estremamente promettenti. E la cosa è molto interessante anche nei confronti dei nematodi perché, come sappiamo, è molto difficile oggi programmare una lotta contro i nematodi, i prodotti a disposizione sono sempre di meno e quindi siamo disperatamente alla ricerca di alternative. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Passiamo a un altro relatore, Vincenzo Michele Sellitto, project leader di Biolchim, che ci parlerà di un altro prodotto, il T34 Biocontrol, un fungicida biologico. Anche per lei 10 minuti, grazie. Buongiorno a tutti, salve, sono estremamente contento di essere oggi qua in questa importante sessione dedicata al biocontrollo. E la cosa interessante è che la parola biocontrollo, no, porta con sé un significato molto importante, perché controllare è più difficile che distruggere. Controllare vuol dire conoscere,
conoscere in questo caso la vita, i cicli della vita dei microrganismi e l'essenza stessa dell'interazione tra il suolo che è vivo, i microrganismi e la pianta. Per cui ringrazio gli organizzatori per questo incontro importante, questo momento di crescita. E poi beh, un complimenti al professore Altomare per questa bella introduzione sul tricoderma, su cui io focalizzerò alcuni punti in quanto parleremo brevemente del ceppo T34 e come abbiamo visto anche all'inizio il ceppo caratterizza un microorganismo nella sua risposta metabolica e nelle sue interazioni con la pianta sostanzialmente, e come abbiamo visto prima il professor Altomare ha focalizzato un punto importante che è la comunicazione. Il mondo del suolo considerato come un organismo vivo, oggi descriviamo queste interazioni complesse proprio con la comunicazione. Tutti gli esseri viventi che compongono il suolo, questo organismo vivo, comunicano tra di loro. E poi anche il multitrofismo confermato anche per il tricoderma, che spesso sempre associato a altri microrganismi come per esempio la boveria o altri microrganismi che caratterizzano da un forte multitrofismo, anche il tricoderma ha un accentuato multitrofismo, quindi abbiamo visto la possibilità di poterlo utilizzare in futuro, magari presto, anche per il biocontrollo dei nematodi e magari perché no per quanto riguarda gli insetti. Il nostro gruppo lavora, diciamo, sul progetto Microbials da molto tempo, e il T34, che non è il nome del prodotto, è il nome del ceppo, rappresenta quindi il Trichoderma sperellum, nasce da un approccio moderno e innovativo della conoscenza e dell'utilizzazione dei biostimolanti e dei microrganismi in una declinazione più moderna, più vicina a quella che è la conoscenza del microbioma, quindi declinato tutte in sostanze prebiotiche e probiotiche, dove il microbioma del suolo assume una componente importante. Microbioma del suolo che si esplica, si manifesta in tutta la sua potenza in quella che è la vita del suolo. Quindi gestire il microbioma, conoscere e gestire il microbioma vuol dire sostanzialmente rispettare e proteggere la nostra risorsa terrestre più importante, il suolo. E quindi gestire e preservare la sua resilienza, cioè la capacità di ritornare in una condizione iniziale dopo averlo utilizzato. In qualche modo il suolo si fa utilizzare e dobbiamo in qualche modo gestirlo nel modo migliore. E quindi anche, come diceva anche prima Altomare, la complessità, la conoscenza sostanziale sicuramente del microbioma, del suolo vivo, ma anche la conoscenza di come le attitudini dei microrganismi, mi piace parlare di queste, le attitudini dei microrganismi che si differenziano tra ceppo e ceppo. In questo caso noi vi presento velocemente questo ceppo, il T34, che è caratterizzato da una elevata adattabilità, quindi c'è stato uno studio approfondito come lo studio di tutti i ceppi dei microrganismi, una rapida crescita e una elevata competitività. Il prodotto T34 lavora a basso dosaggio. Il ceppo, come vi dicevo prima, sottolineo, è il T34, quindi un Trichoderma sperellum, ed è registrato quindi come prodotto biologico ed è ammesso in agricoltura biologica. La concentrazione è importante, vedete, anche questo fa la differenza in funzione del risultato che vogliamo ottenere, quindi una concentrazione importante si relaziona anche a un buon effetto di biocontrollo come ne stiamo parlando oggi. Sostanzialmente il Trichoderma, il T34, si caratterizza come buona parte dei microrganismi con un'azione primaria e una serie di azioni secondarie che caratterizzano un po' l'efficacia un po' del microrganismo. Per cui, per quanto riguarda il tema, la parte più importante, sicuramente possiamo dire l'attitudine più importante è il biocontrollo, in quanto il prodotto è anche registrato sostanzialmente come biocontrollo e quindi può essere utilizzato in via preventiva ma anche in via curativa, come abbiamo visto prima, con effetti di parassitismo, in alcuni casi anche di iperparassitismo, e nella produzione quindi di sostanze metaboliche, cioè di antibiotici, metaboliti, che tendono quindi a bloccare i patogeni. Quindi vedete, è interessante il Trichoderma, sicuramente uno dei microrganismi, insieme ad altri microrganismi come Bacillus in esempio, più utilizzati, più conosciuti, e che hanno un'attività di biocontrollo molto molto accentuata. Quindi riusciamo a controllare in modo attivo i patogeni con questa attività. Sappiamo fondamentalmente che i Trichoderma si azionano nel suolo come se fossero dei reali predatori in cerca delle prede da cui cibarsi, e poi con la produzione di antibiotico.
Però logicamente, come abbiamo visto anche prima, esistono una serie di attività secondarie importanti che riguardano sicuramente la predisposizione della pianta, no? a diventare più resistente, quindi tutto ciò che riguarda la resistenza endogena della pianta anche ai fattori non solo biotici, ma sostanzialmente abiotici, per quello che il periodo che stiamo vivendo, che sono estremamente importanti, e poi l'intima interazione del tricoderma con la pianta, fino ad arrivare, come abbiamo visto, anche a forme di intimità molto forte in cui il tricoderma tende anche ad entrare parte nell'apparato radicale con attività endofitica. Quindi, in conclusione, ci avviciniamo un po' alla parte conclusiva di questo intervento, solo per praticamente illustrarvi le potenzialità di questa tecnologia. Il T34 oggi è registrato e quindi ha un ottimo controllo del fitum e del fusarium, non ha residui, non ci sono al momento registrati nessun tipo di microorganismo fenomeni di resistenza, è un prodotto biologico e non ci sono problemi di carenza. Oggi sicuramente il T34, questa tecnologia a servizio degli agricoltori, la trovate in commercio con il nome T34 Biocontrol ed è sostanzialmente commercializzata dal nostro gruppo, sia da Biolchim che da Cifo, che insieme stanno sviluppando sostanzialmente questo approccio estremamente innovativo. Come vi dicevo prima, le registrazioni in questo momento, dato che comunque è un ceppo di nuova generazione, nel senso, e questo si vede anche in funzione delle registrazioni che sono in corso in questo momento, al momento registrato su Solanacea e Cucurbitacea, in particolare per Pitium, e sul Fusarium su Garofalo, ma al momento noi stiamo portando avanti tutto un iter di registrazione che arriverà molto molto breve. Poi sull'etichetta ritrovate le dosi, la cosa interessante è che la concentrazione, la formulazione del prodotto, l'alta vivibilità delle spore, l'estrema velocizzazione di attivazione delle spore prima dell'applicazione ci permette di utilizzarlo anche a dosi non eccessivamente alte, quindi a dosi basse. Questo è importante. Ritorno solamente su un tema e chiudo, che oggi abbiamo una forte necessità di approcciarci al tema dei microorganismi e anche del biocontrollo, sostanzialmente cercando di cambiare il paradigma dell'agricoltura, non solo pensando di distruggere o in qualche modo annientare i patogeni che comunque devono essere controllati, ma cercando di cambiare totalmente il paradigma e mettendo al centro di tutto il suolo, che è la nostra risorsa più importante, considerandolo vivo, e parte di questo suolo è fondamentalmente formato da microbioma che oggi piano piano stiamo scoprendo e stiamo utilizzando. Noi oggi non facciamo altro che conoscere e utilizzare alcuni elementi del microbioma del suolo. Ok, ringrazio per l'attenzione. Grazie anche per essere rimasto nei tempi e averci illustrato appunto questo ceppo, il T34. Bene, abbiamo parlato di prodotti, abbiamo parlato di ricerca, ora parleremo anche di applicazioni direttamente in campo. E ci porterà l'esperienza Paolo Paciello, responsabile tecnico e di produzione presso l'azienda agricola La Pietra, Fratelli La Pietra, appunto nella gestione dei parassiti. Non c'è il relatore. Manca il relatore. Se non c'è il... Sì, prego. Se non c'è il relatore, direi che intanto proseguiamo. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Buongiorno. Mi sentite? Ah, ok, perfetto. Mi dicono che è in streaming video, allora lo colleghiamo.
stiamo utilizzando appieno tutti gli strumenti che ci ha messo a disposizione appunto questa emergenza sanitaria, quindi non solo per chi sta ascoltando questa conference BioControl, ma anche per i relatori. Vediamo se lo riusciamo a collegare. Buongiorno a tutti. È il mio ingrato compito, esattamente, di riuscire a gestire questi momenti. Mi mancavano, sinceramente. Bisognerà abituarsi a questa situazione un po' ibrida e speriamo poi di tornare veramente in piena presenza, anche se secondo me questa modalità ci aiuterà veramente a divulgare in modo più capillare sul territorio quelle che sono informazioni molto importanti. Vediamo un cenno dalla regia se mi dicono. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, buongiorno Paolo, buongiorno, sono il moderatore. Buongiorno, buongiorno dottor Armentano, buongiorno. Vedete la mia presentazione? Buongiorno. Ancora no. Sì. Paolo, dovresti condividere la presentazione. Solo che non c'è l'abilitazione del tasto. Ah, ecco, questo è... Potete supportarlo. Ovviamente durante le prove funzionava tutto alla perfezione, adesso in diretta, ahimè, c'è qualche problemino. Questa mattina abbiamo avuto qualche problemino, diciamo, durante le diverse presentazioni. Vediamo se si riesce. Nessuno vede il tuo schermo. Ancora niente. Eccoci qua, perfetto. Ora vediamo la tua presentazione, Paolo. Ok. Solo che io presento non vedo. Solamente a tu non... Tu non la vedi la tua presentazione in questo momento? No.
Ora la vedi? No. Ok. Ok. Adesso sì. Vedo qualcosina. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Sono Paolo Pacello, responsabile tecnico e di produzione dell'azienda agricola Fratelli La Pietra di Monopoli, in provincia di Bari. Ringrazio innanzitutto Vittorio Fidì per avermi invitato ad esporre in questo evento del Biocontrol Conference, proprio per testimoniare quella che è la mia e la nostra esperienza nella gestione dei parassiti all'interno della nostra azienda. Andiamo avanti. La nostra azienda è stata costituita 22 anni fa da Enzo e Lino La Pietra, che vediamo rappresentati in questa slide. Andiamo avanti. L'azienda appunto è stata costituita nel 1999 e nell'anno 2000 è stata costruita la prima serra tecnologica, nella quale è stato utilizzato un nuovo metodo di coltivazione, quello appunto del senza suolo. Negli anni successivi sono state costruite altre serre, sino ad arrivare nel 2019 alla costruzione di una serra semichiusa, e quest'anno, proprio in queste settimane, stiamo installando un nuovo impianto di cogenerazione utile alla gestione energetica dell'azienda, e pertanto riusciamo attraverso questo impianto sia a produrre energia elettrica, che utilizziamo prevalentemente per autoconsumo, che anche di energia termica utile per il riscaldamento delle serre. Attualmente abbiamo una superficie serricola di 8 ettari coltivati a pomodoro e 3 ettari e mezzo coltivati a cetriolo. Andiamo avanti. Affinché ci sia appunto una giusta gestione, ordinata gestione di tutti i processi produttivi, nell'ultimo decennio l'azienda ha implementato numerose certificazioni di qualità, partendo dalla ISO 9001, ovviamente Global Gap, per finire sulla Nickel Free e il residuo zero FS dell'anno scorso. Andiamo avanti. La filosofia di gestione delle colture è essenzialmente di tipo biologico naturale, in quanto dobbiamo garantire al consumatore, oltre che una qualità organolettica, anche una qualità per assenza di residui di prodotti fitosanitari. Assenza nel senso di limite di quantificazione inferiore alla quantificazione analitica, pari a 0,01 mg su chilo. Ovviamente la scelta della gestione del controllo, del biocontrollo, è dato anche nel non alterare il microecosistema creato in serra, rispettare la salute degli operatori e tutelare la popolazione degli insetti utili, tra cui anche gli impollinatori. Andiamo avanti. I punti cruciali del biocontrollo sono ovviamente il monitoraggio dei parassiti e la loro localizzazione all'interno della coltura della serra, proprio per rilevare in maniera tempestiva quelli che sono i focolai di partenza. Ovviamente è necessario conoscere i parassiti, ma anche tutti i mezzi da utilizzare e i loro relativi costi, ma anche le modalità di applicazione. Ad esempio, per i prodotti da utilizzare e distribuire in soluzione acquosa è necessario conoscere e quantificare qual è ad esempio il numero di ugelli da utilizzare, la posizione degli ugelli, il volume di soluzione per ettaro e così via. Andiamo avanti. Per il controllo dei parassiti, ma anche dei patogeni, utilizziamo in azienda tutti i mezzi attualmente disponibili, dalla costruzione di serre ad alta tecnologia, all'utilizzo di varietà resistenti, all'utilizzo di prodotti microbiologici e di estratti di origine naturale. Andiamo avanti. Alcune delle nostre strutture sono costituite da doppio film plastico,
ma anche altre costituite da serre in ferro vetro. Andiamo avanti. Come vi dicevo prima, nel 2019 abbiamo costruito la prima serra semichiusa, la prima serra semichiusa costruita in Italia, proprio perché abbiamo voluto limitare, attraverso la costruzione di questa serra, gli ingressi indesiderati dei parassiti dall'esterno verso l'interno. Nella serra semichiusa ci sono molte meno finestre rispetto a una serra standard, e quindi già questo impedisce fisicamente delle porte d'ingresso a degli insetti. Oltre che c'è una gestione microclimatica della serra in maniera ottimale, e questo grazie anche, andiamo avanti, a degli impianti utili alla gestione attiva degli scambi d'aria all'interno della serra. Andiamo avanti con la slide. In effetti vediamo intestata ai filari, c'è una zona tecnica nei quali ci sono dei ventilatori che prelevano l'aria da una zona filtro, la filtrano, la trattano e la insuffano all'interno della serra. Questo ci permette di creare una piccola sovrappressione all'interno della serra, e questa piccola sovrappressione di pochissimi pascal, dai 10 al massimo i 20 pascal in più rispetto alla pressione esterna, evitano l'ingresso fisico degli insetti dall'esterno verso l'interno. Pensate ad esempio oggi, con questa giornata nuvolosa, ci sono circa 102.000 pascal. Noi abbiamo all'interno della serra tra i 15 e i 20 pascal in più, quindi aumentiamo la pressione all'interno della serra, impercettibile per noi umani, di uno 0,014%, quindi un nulla, ma gli insetti fisicamente riescono a non entrare. Quindi diventa più facile la gestione della coltivazione, perché si gestiscono soltanto gli insetti che sono presenti all'interno della coltura, perché ad ogni modo le coltivazioni interne alle serre sono comunque naturali, cioè abbiamo delle piante di pomodoro, di cetriolo, quindi comunque esseri viventi, e c'è appunto un ecosistema da gestire. Per questo questo ecosistema riusciamo bene o male ad averlo controllato attraverso, come dicevo prima, tutti i mezzi a disposizione, tra cui anche le trappole cromotropiche che vedete in questa slide. Ogni filare ha una trappola cromotropica, e per ogni serra installiamo circa 7,5 km di trappole, che sono utili dal trapianto sino alla fine coltura. Al trapianto, ovviamente, queste bande gialle sono posizionate all'altezza della pianta, poi man mano che la pianta cresce, settimanalmente viene sollevata in modo tale da catturare quanti più adulti possibili. Andiamo avanti. Vediamo in questa slide un particolare della trappola cromotropica, nella quale appunto ci sono migliaia di allevrovidi attaccati su di essa. Andiamo avanti. Un altro modo che utilizziamo per la cattura degli allevrovidi è quella di installare delle trappole cromotropiche anche sui carrelli che utilizziamo per le varie operazioni. Ad esempio, questo carrello entra nell'interfila delle piante per le varie operazioni, quali ad esempio la sfemminellatura anziché il tutoraggio della pianta o la potatura del grappolo, e passando tra i filari, gli allevrovidi che volano in quella zona vengono attirati e attaccati alla banda gialla, che contiene appunto una soluzione collante. Andiamo avanti. Abbiamo utilizzato anche e utilizziamo degli aspiratori. Come vedete nell'immagine a destra, c'è la pianta, poi subito dopo c'è l'aspiratore, che è costituito da delle ventole, che va appunto a creare, tipo come un aspirapolvere, una depressione che prende l'insetto da sulla pianta e lo cattura e lo immobilizza all'interno di una rete.
In effetti vediamo nella slide, nella foto a sinistra della slide, nel circoletto rosso, gli allevrodini che sono stati catturati. E con questo metodo riusciamo a ridurre più del 50-60% della popolazione adulta presente sulla pianta. Andiamo avanti. Ovviamente utilizziamo trappole a pagoda con feromoni per il controllo del monitoraggio dei voli della tuta assoluta, oppure andiamo avanti, trappole, andiamo avanti con le slide, trappole a olio acqua per la cattura massale, ma soprattutto anche i diffusori per la confusione sessuale che installiamo all'interno della serra e ovviamente all'interno anche dei filari. Andiamo avanti. Oltre a questi mezzi utilizziamo anche degli insetti utili. In questo caso vediamo l'Eretmocereus serenicus parassitoide della Benicia o l'Encarsia formosa prevalentemente parassitoide del Trailerodes vaporarorum. Questi due parassitoidi, andiamo avanti, li installiamo all'interno della serra attraverso degli strip. Andiamo avanti con la slide, per favore. Ecco qui, vediamo uno strip, un cartellino, sui quali ci sono sia delle pupe, ci sono delle pupe di mosca bianca che sono parassitizzate sia da Encarsia formosa, quelle nere, che da Eretmocereus serenicus, quelle giallognole. Andiamo avanti. Vediamo nella slide successiva la parassitizzazione da Encarsia, vediamo appunto le pupe parassitizzate nere, sono dei Encarsia. Invece nella slide successiva vediamo delle pupe parassitizzate con addirittura il forellino di fuoriuscita del parassitoide, in questo caso dell'Eretmocereus, e lo notiamo facilmente attraverso, come dicevo prima, attraverso la colorazione di queste pupe. Andiamo avanti. Lanciamo anche il Diglyphus issaeae, parassitoide della liriomizza. Vediamo nella slide successiva la caratteristica mina. Andiamo avanti. Il Diglyphus dalla biofabbrica ci arriva attraverso delle bottigliette, delle piccole bottigliette da circa 100 ml, che noi andiamo poi a distribuire sulla vegetazione. Andiamo avanti. Per il controllo del ragnetto rosso utilizziamo l'acaro utile, il fitoseide, il Fitoseidus persimilis, lo vediamo appunto rappresentato al centro della slide. E questo fitoseide nell'ultimo anno ha avuto una... è stato, diciamo, modificata la produzione in biofabbrica in modo tale da aiutare noi tecnici nella visualizzazione anche della predazione del Tetranicus, perché quando ci arriva in forma ialina, poi come vedete qui rappresentato in questa foto è diventato già arancione, man mano che mangia e preda i Tetranicus diventa sempre più rosso. Andiamo avanti. In questa slide vediamo la classica il classico attacco di ragnetto su foglie di pomodoro e andiamo avanti. Il lancio di questo acaro lo effettuiamo sia manualmente attraverso appunto un lancio manuale utilizzando le bottiglie che ci arrivano dalla biofabbrica, oppure, come vediamo nella slide successiva, attraverso un mini airbag, un ventilatore con una tramoggia calibrata, in modo tale da avere una distribuzione più omogenea sulla coltura. Andiamo avanti. Per quanto riguarda invece il controllo dei tripidi su cetriolo, utilizziamo il Noceius cucumeris, più facilmente ricordato come l'Ambliceius cucumeris, oppure, andiamo avanti, utilizziamo l'Orius levigatus, come vediamo dalla slide successiva. Andiamo avanti. Per il controllo invece degli afidi utilizziamo un imenottero braconide, l'Aphidius, con le mani, il quale
va appunto a ovideporre il suo uovo all'interno dell'afide, e nella slide successiva vediamo un'ottima parassitizzazione della filius a sinistra su foglie di pomodoro, a destra su foglie di cetriolo. Andiamo avanti. Abbiamo lanciato anche dei sirfidi, la Spheroforia rupelli, predatore sempre di afidi. In questo caso vediamo come al centro della slide una larva sta predando attivamente un adulto di Macrosiphium forbiae. Andiamo avanti. Mentre per il controllo delle cocciniglie cotonose lanciamo il Cryptolemus motrozeri, molto attivo e vorace nel controllo appunto dei pseudococcini. Dopo il lancio, dopo circa 4-5 settimane, nella zona appunto focolaio dove sono presenti queste cocciniglie, ritroviamo gli steli ripuliti. Andiamo avanti. In passato abbiamo lanciato anche alcuni miridi, in esilio corso e il Macrolophus. Dico in passato perché, come vediamo dalla slide successiva, quando l'equilibrio tra predatore e preda viene a mancare, andiamo avanti, vedete qui in questa immagine a sinistra, vediamo su uno stelo di una pianta di pomodoro più di 15-16 adulti di Nesiliocoris tenuis. Quando il Nesiliocoris tenuis va a creare appunto delle punture di suzione sulla pianta, se possiamo tornare per favore indietro sulla slide, con la slide precedente, crea delle tacche necrotiche, come possiamo notare nella immagine successiva, nell'immagine di destra. Devo andare avanti. Okay. In questa maniera vedete una pianta attaccata a sinistra da molti individui, a destra dopo 4-5 giorni si presenta in queste condizioni, quindi una pianta completamente trasformata dal punto di vista anche morfologico, ma anche ormonale, perché la saliva di questi miridi è tossica, quindi crea anche delle ostruzioni della linfa e quindi blocca anche la crescita della pianta, delle foglie, anche delle femminelle come potete notare, ma anche dei fiori, quindi c'è addirittura anche una cascola dei fiori e quindi mancata produzione. Andiamo avanti. Per il controllo dei miridi stiamo utilizzando dei nematodi entomopatogeni, lo Stenernema carpocapse. Devo dire che dopo diversi test effettuati risulta essere molto più utile rispetto a delle molecole di sintesi che potevano essere utilizzate sino a qualche anno fa, in quanto riesce a contenere la popolazione in maniera comunque veramente biologica, senza lasciare alcun residuo. Inoltre ha anche un controllo su altre larve di lepidotteri, come per esempio la tuta assoluta o altri lepidotteri. Quindi attraverso lo Stenernema carpocapse andiamo a ridurre la popolazione dei miridi. Certo, si tratta comunque di insetti vivi, quindi è importante la gestione totale di tutta la filiera, dalla spedizione della biofabbrica alla conservazione del prodotto in azienda all'applicazione. Vediamo in questa slide come ci sono tre adulti di Nesiliocoris tenuis che sono stati attaccati dallo Stenernema. Li vedete giallognoli su questa fogliola. Andiamo avanti. Oltre a questi mezzi, come vi dicevo prima, utilizziamo anche delle varietà resistenti o tolleranti a dei patogeni. In questa slide vediamo in maniera esplicativa come nella parte sinistra di questo interfilare ci sono sulle foglie delle macchie di oidio, mentre sulla parte destra, quindi a distanza di circa un metro, vediamo delle foglie completamente prime.
Questo ci permette, attraverso prove varietali che effettuiamo ogni anno su ogni tipologia di prodotto che coltiviamo, a selezionare quelle che sono le varietà anche resistenti o tolleranti per i patogeni, proprio per aiutarci nella gestione della coltivazione durante tutto l'anno successivo, così da evitare anche l'utilizzo di trattamenti, quale per esempio può essere un trattamento anche col semplice zolfo, potassio bicarbonato o alcuni bacillus. Andiamo avanti. In supporto ai mezzi fisici, ai feromoni e agli insetti utili, utilizziamo anche altri mezzi microbiologici come ad esempio la boveria, il bacillus, sia il subtilis, sia il thuringiensis, ma anche estratti di origine naturale, quali oli, maltodestrine, miscele di terpeni, eccetera, ma anche prodotti chimici, ad esempio lo zolfo e potassio bicarbonato. Andiamo avanti. In questa slide vediamo a sinistra una larva di tuta assoluta attaccata dal Bacillus thuringiensis, mentre a destra vediamo una larva della Chrysodexis calcites, sempre attaccata dal Bacillus thuringiensis. Il biocontrollo non è una tecnica facile da attuare rispetto a un piano di difesa di vecchio stampo, sia dal punto di vista tecnico, economico, ma anche pratico, perché comunque è necessario conoscere bene quelli che sono i mezzi a disposizione, ma anche il momento utile per utilizzare quelli che sono i mezzi non di base presenti, come ad esempio può essere il lancio di un insetto o un trattamento contenitivo con un olio o con un semplice zolfo. È necessario appunto valutare anche questi aspetti, perché anche se si tratta di prodotti naturali, alcuni oli o ad esempio il famoso zolfo crea comunque una riduzione dell'insetto utile precedentemente lanciato. Ad esempio, se pensiamo a un controllo del ragnetto rosso attraverso il fitoseide, se la settimana scorsa abbiamo lanciato il fitoseide, dobbiamo comunque aspettare, anche se necessitiamo di controllare per esempio l'oidio con lo zolfo, dobbiamo aspettare qualche altro giorno prima di poter effettuare il trattamento con lo zolfo, altrimenti andremmo a ridurre drasticamente la popolazione dell'insetto utile. Quindi è necessario controllare e conoscere quelli che sono tutti i meccanismi che ci sono tra insetto utile e sostanze, anche se comunque di origine naturale. Ma ad ogni modo siamo convinti che il biocontrollo sia l'unico metodo che ci consente di ottenere prodotti di altissima qualità e che possano essere salubri per tutti. In questa slide vediamo una panoramica dei nostri prodotti, partendo dal ciliegino al datterino giallo, rosso, cetriolo, pomodoro nero, pomodoro di diversi colori e in diverso packaging. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Paolo per averci illustrato appunto quella che è la vostra esperienza nella gestione con il biocontrollo delle problematiche fitosanitarie in ambiente orticolo. Ora invito Massimo Benuzzi. Massimo è direttore tecnico di CBC Europe, divisione BioGuard. Lui ci porterà degli esempi applicativi di controllo biologico. Farà una carrellata di quelle che possono essere delle possibili applicazioni. Bene, buongiorno a tutti. Grazie per averci invitato. Ieri sera parlavo col vostro presidente dell'ARPTRA, Vittorio Filì, a tavola e ricordavamo qualche anno fa, magari quando 20 anni fa, di prodotti biologici sul mercato ce n'erano molto pochi e noi, permettetemi di essere un po' orgoglioso di questo, come società, a quel tempo ci chiamavamo Intrachem, eravamo un po' i pionieri di queste nuove strategie. Ed è bello vedere oggi quanti siano saliti sulla... Possiamo dire come fanno le hostess negli aerei, no? Welcome on board, cioè benvenuti a bordo e grazie a tutti per poter sviluppare assieme questo mercato che diventerà e sta diventando sempre più importante, lo testimonia un po' tutte queste,
tutte queste nuove tecnologie che vengono messe a disposizione. Allora, due parole su chi siamo. BioGuard è una società che è una divisione di una società giapponese con sede a Tokyo, che qualche anno fa, nel 2013, acquisì Intrachem e in pratica mise assieme un pacchetto di prodotti di assoluto interesse, e si occupa solamente BioGuard dello sviluppo di mezzi tecnici biologici o di natura o di origine naturale. Abbiamo la proprietà intellettuale e produciamo alcuni microrganismi, altri invece li distribuiamo tramite partner, oppure come in molti casi abbiamo delle sinergie e delle collaborazioni da più di 30 anni con la società Shinetsu per quanto riguarda la distribuzione di feromoni. Ecco, dove siamo? La società si sta pian piano allargando in diverse zone, dall'Italia, che è un po' il centro nevralgico dal quale sviluppiamo i progetti, e poi in Spagna, Francia, adesso da poco in Germania e anche da poco in Grecia. Allora, vi faccio vedere due cose. Questa c'entra poco con la sessione di oggi, microrganismi, concedetemelo però di avere un po' di pazienza, perché abbiamo, come ho detto, un pacchetto abbastanza completo, probabilmente uno dei pacchetti più completi di mezzi tecnici, sottolineo, regolarmente registrati presso il Ministero della Salute, cosa che non è un dettaglio, perché è chiaro che le garanzie che dà un prodotto registrato non sono quelle di un prodotto, diciamo così, similare, usando un eufemismo. Allora, una delle cose nuove che volevo farvi vedere è questo Mister Pro, cioè che è un nuovo erogatore preprogrammato per le formulazioni aerosol. In pratica voi sapete che la confusione sessuale si è basata prima su diffusore e rilascio passivo, che sono chiaramente, adesso qua si è un po' spostato tutta l'inquadramento, l'impostazione della slide, dicevo, e queste sono legate a, se il bambino non è d'accordo purtroppo non posso farci niente, però è a diffusione, come vi dicevo, passiva. E questo dipende chiaramente, la diffusione del feromone dipende dalle temperature. Ultimamente si sono sviluppati dei sistemi diversi di diffusione invece a rilascio attivo, legati a una programmazione preimpostata. Ed è qua che voglio farvi vedere qualche cosa. Ecco, in pratica è presente un chip all'interno di questi famosissimi chip che oramai nessuno riesce più a produrre, non si trovano più. Noi ne abbiamo una scorta, almeno speriamo il prossimo anno di essere tranquilli. E dicevo che in base alla tempistica, alla biologia dell'insetto, al calendario, alla temperatura e alla fase fenologica della coltura si adattano e hanno dei rilasci preprogrammati. Vi faccio vedere, per esempio, questa è una cosa che ho insistito per proiettarla qua, proprio visto che nella vostra regione in Puglia si fanno ettari e ettari di confusione sessuale, sia soprattutto con diffusori passivi, quindi quelli tradizionali. E guardate, ad esempio, e vi faccio notare una cosa, guardate come nella fase fenologica sembra rottura e gemme, e guardate come le trappole possono catturare un sacco di Lobesia botrana. Quindi ricordatevi che la confusione sessuale è un sistema assolutamente preventivo, il feromone non uccide l'insetto, ma previene il suo accoppiamento, siamo un po' sadici. E metterlo giù prima che sfarfalli la popolazione svernante è fondamentale. Quindi chi monta la confusione verso aprile-maggio per la Lobesia probabilmente è già un po' in ritardo, cosa da segnalare, da tenere presente. È chiaro però che quando in questo caso la vegetazione è assente, voi immaginate anche come il vento, e qua ne avete molto, possa fare veramente da agente di pulitura del feromone, che di per sé stesso non è già molto volatile e biodegradabile, perché se non fosse biodegradabile si accumulerebbe e quindi va contro quello che è il suo scopo biologico, e soprattutto quando si hanno dei distributori aerosol abbiamo avremo tre punti di distribuzione, quindi punti di emissione, quindi il feromone può essere portato via molto rapidamente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno studio sul comportamento della Lobesia, che è questo, è stato pubblicato, qua lo potete vedere. Vedete che in pratica la Lobesia, non è, nei libri di entomologia si leggeva sempre che gli insetti hanno dei voli crepuscolari. Bene, crepuscolari è un po' troppo generico, diciamo in una società dove bisogna continuare ad andare sempre più nel dettaglio,
e vedete che invece il volo degli adulti di Lobesia, quindi della tignoletta della vite, è soprattutto avviene dalle 8:30 a mezzanotte. Quindi uno dei punti e delle cose per le quali stiamo lavorando, e abbiamo messo a punto un programma, è proprio quello di avere la distribuzione mirata, cioè non distribuire il feromone per tutta la durata del giorno, ma solamente quando c'è l'insetto. Quindi si comincerà all'ora della pericena, diciamo verso le 7:30, le 8, poi la pericena dipende sempre dalle zone, e a mezzanotte si chiude, mezzanotte e luna, si chiude, si tira giù la serranda e si smette di emettere feromone. In questo modo il feromone è molto più mirato, se ne fa un uso migliore. Quindi si tratta di adattare l'emissione alla caratteristica biologica dell'insetto, alle condizioni climatiche delle zone stagionali di applicazione. Si sa che al di sotto dei 16 gradi gli insetti, normalmente gli lepidotteri non volano, perché con temperature più basse emettere feromone? C'è una programmazione con un termometro che permette di dire, bene, questo è il momento che si può emettere, questo è il momento con il quale non si può emettere. E chiaramente adattare anche l'emissione alla fase fenologica della pianta. Se vedete in prima generazione, quando non ci sono foglie, il feromone viene molto più spesso spostato dall'interno del vigneto. Per cui probabilmente abbiamo pensato e abbiamo anche le prove, è meglio emettere molto più feromone in prima generazione inizio, quando ci sono meno foglie, rispetto magari alla stagione più avanti, quando anche le foglie possono fare da schermo per poter distribuire questo feromone. Vado avanti rapidamente con un altro esempio, anche questo è un esempio abbastanza vecchio, sono più di 21 anni che distribuiamo Ampelomyces crisquaris, la Q10, che è un prodotto che agisce, è un iperparassita dell'oidio. Bene, e sono tanti anni che diciamo che ci potrebbe essere un'applicazione anche in post raccolto, in prossimità della raccolta. Queste sono le caratteristiche del prodotto, registrato contro diverse specie di oidio e così via. Questa è una slide che vi dimostra come in questo caso l'Ampelomyces penetra all'interno dell'ifa di oidio, ma un altro aspetto molto interessante invece è questo, cioè l'applicazione quando trattare con Ampelomyces crisquaris contro i cristoteci. I cristoteci o casmoteci, io uso ancora cristoteci, sono ancora purtroppo un po' diciamo così, non mi aggiorno, però sappiamo tutti cosa sono gli organi svernanti dell'oidio, e si è visto da studi fatti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza che quando a metà agosto, parlo del nord Italia, si hanno i primi repentini abbassamenti di temperatura, si comincia la riproduzione dei cristoteci. Proprio questo è il momento, e qua si vede l'ultima, un'altra cosa, ancora tre slide, stai tranquillo, sono in tempo? Assolutamente sì. Benissimo, allora. Qua potete vedere come ci sono degli studi, si sono sviluppate delle ricerche che in pratica dimostrano che se noi abbassiamo l'inoculo svernante di un patogeno, poi possiamo avere degli influssi molto positivi nell'annata successiva. Questo non vuol dire il miraggio che ha sempre milantato la chimica, quello di eradicare un problema dal proprio campo coltivato, ma di controllarlo, come già qualcuno che mi ha preceduto ha detto giustamente, e in pratica cosa succede? Succede che poi, e qua lo potete vedere, a seconda del numero di cristoteci che sono rilevati sulle foglie, poi si vede che nell'annata successiva si ha un ritardo nella partenza dell'infezione dell'oidio. Questo non vuol dire, come dicevo prima, che non ci sarà bisogno di controllarlo, ma è chiaro che la gestione dell'oidio più avanti sarà molto più facile rispetto a quella che potremmo fare con, e magari ci possiamo riuscire anche solamente con dello zolfo o con dei mezzi biologici. Per cui noi cosa consigliamo? Ad esempio, questo è per il nord Italia, circa 20 giorni dopo il 15 agosto, quando abbiamo in questo caso qua, in base agli studi, sono presenti, cominciano a formarsi i cristoteci che sono suscettibili quando sono ancora gialli, possiamo fare due trattamenti con Ampelomyces crisquaris sotto raccolta, e questo ci permette di avere un controllo nell'annata successiva. Vi faccio vedere una prova che è stata effettuata da un centro di saggio qua in zona, proprio a Taranto, con due trattamenti invece fatti in periodi molto più avanti, perché è chiaro che la stagione, ed è una delle cose che ci siamo già detti e ridetti, è necessario assolutamente il tecnico in campagna
per sviluppare i mezzi tecnici biologici, per cui deve essere fatto il trattamento quando cominciano a comparire gli istoteci, in questo caso qua un po' avanti, e voi guardate qua, queste sono le prove fatte in un vigneto a Taranto, vi dicevo, questo nel testimone non trattato, vedete come si sviluppano fino a 7000 cleistoteci per foglia, mentre invece dove è stato trattato con l'ampelomyces il problema è molto molto ridotto. E qui arrivo alle conclusioni. Con queste applicazioni contro stagione, quindi una stagione per l'altro, un nuovo concetto, un nuovo tipo di difesa, un nuovo approccio, una nuova filosofia, nuova, ma sono 20 anni che lo stiamo dicendo, però vediamo che il terreno è molto più fertile, probabilmente il microbioma anche in questo caso qua ha fatto i miracoli, si possono ridurre i trattamenti nella primavera successiva, una possibile riduzione delle infezioni nelle gemme in prefioritura e si contribuisce alla gestione della resistenza e della residualità, ma soprattutto un nuovo tipo di gestione della difesa. Proprio come c'è scritto nel dayplant di presentazione del vostro convegno, la difesa non è più quella di una volta e noi pensiamo di essere un attore importante per poter fare questo tipo di difesa. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimo. Volevo ricordare che se qualcuno fosse interessato agli studi dell'Università Cattolica, noi abbiamo pubblicato proprio l'articolo specifico a quegli studi. E quindi a disposizione l'informatore agrario come strumento di informazione. Passiamo al relatore successivo, Carlo Bazzocchi, consulente ATBio. La sua redazione metterà un po' di pepe, diciamo, durante questa mattinata. Il titolo, quali mezzi da abrogare o sostituire e quali non graditi dal mercato? Quindi direi che vanno tutti bene, sì, no, che cosa è presente sul mercato e invece che cosa richiede il mercato? Tutto buongiorno. Provo a fare questa panoramica, è stato stimolato appunto da Fili, da Vittorio, quindi sì, non è proprio argomento della giornata, poi lo diventa, lo vedremo in qualche spunto particolare. E, niente, io rappresento un'associazione che si occupa di consulenza e di un'agricoltura biologica, teniamo, e anche per quanto riguarda i tecnici ispettori in agricoltura biologica, perché le riteniamo elementi fondamentali del sistema biologico, quindi il loro lavoro gli deve essere riconosciuto. Due cose introduttive, le avete già visto, comunque abbiamo che la nuova PAC ci presenta, leggo alcune paroline della nuova PAC, agricoltura smart, agroforestazione, agroecologia, agricoltura di precisione. Ora mi è venuto il dubbio se, partendo dall'ultimo secolo, lo sviluppo dell'agricoltura è stato questo, vedete, dal 1913 al 1995, con la nuova PAC abbiamo un ritorno al 1913 con qualche tecnologia applicata all'agricoltura. Non so se è questo, forse sarà un'agricoltura, un paesaggio agrario più verso il 1960 probabilmente, però giusto per spiegare che se quelle parole hanno un valore, qualcosa cambierà nel sistema. E quindi anche parecchie cose probabilmente cambieranno nei prossimi anni. Forse, diciamo, c'è una bella discussione in campo, quindi noi siamo qui poi per un po' vedere quali sono queste discussioni. Quindi probabilmente questa era una cosa. L'altra cosa, è stato visto, io devo parlare di agricoltura biologica, mi occupo di questa agricoltura da tanti anni, ecco il famoso 25% di agricoltura biologica che dovrà diventare nei terreni agricoli, dovranno diventare biologici al 25% in Europa. Visto che l'Europa ha l'8%, se lo traduciamo all'Italia, vuol dire che se ogni paese deve fare la sua parte, vuol dire che l'Italia deve triplicare le sue produzioni biologiche in 10 anni. L'Italia è al 15%. Quindi l'Italia nel 2030 dovrà avere 45% delle superfici biologiche. Ha già detto che non ce la farà, però mira al 30%. Quindi capite che tutto l'indotto che c'è dietro al sistema biologico dovrà crescere, quindi non è banale il motivo per cui dovrà crescere un po' tutto, perché se l'agricoltura biologica raggiunge questi livelli, e capisco anche perché c'è un interesse appunto all'agricoltura biologica, a tutti i mezzi tecnici e a tutto l'indotto che c'è dietro questo modo agricolo. Poi diciamo la discussione è aperta. Ricordo sempre che l'agricoltura biologica è un regolamento,
è un'agricoltura che quindi ha una funzione pubblica, è un'agricoltura che è scritta, quindi documentata, e non è banale, e controllata. Bene o male, poi possiamo discuterlo, ma non in questo, in questo contesto, quindi non entrare nella discussione, però è un'agricoltura che è appunto scritta e controllata, e questo ci dà delle attività particolari, perché poi dobbiamo, come dico sempre, dobbiamo stare attenti a quello che usiamo, ma anche a quello che scriviamo. L'altra cosa che ricordo sempre dell'agricoltura biologica è che è un'agricoltura biologica che si basa su un percorso e una gestione agronomica più che dei mezzi tecnici. Lo ricordo sempre questa cosa qui, che non è banale, non è banale per il mercato. Perché? Perché i destinatari dell'agricoltura biologica, lo ricordo sempre, sono l'ambiente e i consumatori, o come vengono definiti, il re consumatore, che, come avete visto in tutte le politiche agricole, sta spingendo notevolmente diciamo verso la sua parte le scelte che sono state fatte. Quindi vorremmo pensare che l'agricoltura biologica è quell'agricoltura che ha quella che adesso si chiama biodiversità, l'abbiamo detto prima. Una volta qualcuno alla mia età si chiamava incolto improduttivo nelle aziende agricole, è un termine che ormai è stato, si è abbandonato questo termine, però è un termine, però, e ci sono delle grandi catene distributive, perché poi quando parliamo di consumatori possiamo parlare di catene distributive, che acquistano un prodotto biologico se tu hai un 5, un 7, un 8, un 10% di biodiversità all'interno della tua azienda. Quindi il concetto base dell'agricoltura biologica diventa poi un concetto economico e commerciale, perché faccio l'esempio BioSwiss, Naturland, Demeter, ci sono dei marchi anche importanti che dicono: bene, o hai il 10% di incolto improduttivo di biodiversità, bene, altrimenti non ce l'hai, non ti compriamo il tuo prodotto. E sappiamo bene che poi sono mercati ricchi questi. Quindi anche questo aspetto qui è importante. Mentre invece veniamo qui più a un argomento forse che ci interessa di più oggi, è la questione dei mezzi tecnici. Io ho fatto sei categorie di mezzi tecnici. Abbiamo i fertilizzanti, compresi i biostimolanti, i fitosanitari, comprese le sostanze di base, per chiarirci. Poi abbiamo una nuova categoria in biologico che è entrata col nuovo regolamento, che sono i fitoprotettori sinergizzanti, coformulanti e coadiuvanti da miscelare ai prodotti fitosanitari, che sono previsti dal nuovo regolamento dell'agricoltura biologica. Poi abbiamo i corroboranti, i mezzi e materiali con attività fisica e le sostanze varie, ma dopo li vedremo velocemente, vedremo come queste poi impattano sul sistema dell'agricoltura biologica e impattano sul mercato dell'agricoltura biologica. Ricordo sempre che chi decide, volente o nolente, è il re consumatore, nel bene e nel male. Purtroppo questo è quello che si capita. Per i fertilizzanti, ho solo ricordato che il 16 luglio del 2022 cambiano tutte le normative. Spero che il nostro ministero dica agli agricoltori biologici cosa potranno fare, perché qua sta un po' dormendo, mancano sei mesi, ormai sette mesi, e non si sa cosa rimane dell'albo e altre cose, ma questa cosa qui. Mentre invece sono dei materiali che cominciano a contrastare con il concetto di economia circolare. Cioè abbiamo parlato tutti di circolarità, di riutilizzo dei materiali, eccetera, poi ci troviamo di fronte a dei marchi privati, quindi dei marchi commerciali di prodotti biologici che non vogliono, vedete la pollina, non vogliono i nanomateriali, grande innovazione, ma non sono previsti nei loro standard. Ribadisco, il regolamento biologico li prevede, è il marchio privato che non li vuole. Ci sono marchi privati che mettono in discussione i digestati. Dici: come? Tu coltivi il mais convenzionale e tratti il tuo prodotto con un fertilizzante che ti viene da una coltivazione convenzionale. Sui compost poi ci sono molte limitazioni su queste cose qui. Quindi da un lato ci troviamo di fronte a dover riciclare e dall'altro ci troviamo di fronte poi a avere dei... io li chiamo consumatori o delle catene distributive o dei marchi privati che ce li vietano, ma anche il biochar, non so come si dice, perché ci sono alcuni che non sono ben convinti della loro buona ecologicità. Rispondiamo a questa cosa qui. E poi sui fertilizzanti di origine animale c'è qualcuno che fa delle obiezioni particolari.
senza parlare poi di quello che sta organizzando l'Europa, perché nell'economia circolare si sta cercando di recuperare l'irrecuperabile. E quindi tutto quello che veniva considerato prodotto tossico da smaltimento dovrà diventare una risorsa. Quindi vedete tutta una serie di prodotti su questi si dovrà ragionare, sempre con quello che ci diranno poi i famosi consumatori. Fitosanitari, io metto sempre questa bellissima slide che mi viene un po' dalla storia, visto che del 1989, in cui si diceva l'importanza dei fitosanitari, che si ricordava Agrofarma, le perdite dovute a tutta una serie di cose erano queste. Questa è una vecchia, ho riesumato una vecchia slide, perché comunque voglio ricordare che questi prodotti rimangono e sono importanti. Poi forse di più o di meno di quello che ci dicevano, non lo so, ma questo era importante. L'importante è che i prodotti fitosanitari si usano in biologico. Usiamo questo studio, dice questo quantitativo, che è inferiore all'uso che fa l'agricoltura generale, visto che anche il termine convenzionale è andato in disuso, che dipende secondo gli ecologisti 13, secondo la questura 11 kg ettaro anno, quindi non sto a sottolineare se sono questo o quello, quindi però questo è il quantitativo, capite che questi prodotti vengono utilizzati. Ma poi andiamo a vedere cosa dice il regolamento dell'agricoltura biologica. Non perderei tempo sul rame, perché ormai è una cosa risaputa sul fatto che non è molto amato dall'agricoltura biologica. Mentre non tutti sanno che non è conforme alle regole dell'agricoltura biologica il petrolio e i derivati del petrolio. Quando invece anche questi sono destinati, sarebbero, usi il condizionale, o erano destinati a sparire dal sistema biologico, perché? Perché proveniente da una fonte fossile, banalmente, e quindi non erano ritenuti idonei all'agricoltura biologica. Allora ci viene facile pensare agli oli paraffinici, un po' meno allo zolfo. E quindi capite che in un'economia circolare, dove questi prodotti possono essere, non sanno come, un rifiuto, uno smaltimento complicato, possono diventare una risorsa, e noi in biologico li andiamo a limitare. Ma poi abbiamo invece, ed entriamo nel privato, catene distributive che non vogliono l'espinosina. Ci sono catene distributive che, come abbiamo visto, non hanno materiale neanche parlarne, e da un altro lato, vedete, stiamo spingendo, c'è qualcuno che sta spingendo o sta investendo le proprie risorse sull'ozono, e dall'altro hanno già cominciato a dire no, mi dispiace l'ozono, tenetevelo a casa vostra, noi non vogliamo prodotti che sono stati trattati con l'ozono. Vi ricordo sempre che ogni tanto, se vi viene qualche domanda, perché quel prodotto che non è così tanto tossico non va bene, eccetera, ricordate che l'agricoltura biologica è un metodo e non un prodotto, e la finalità dell'agricoltura biologica dovrebbe essere la salvaguardia dell'ambiente, l'ecologia, perché intanto ci viene il dubbio, perché siamo abituati, anch'io, sono sempre sulla tossicità del prodotto e non dalla sua storia, diciamo così. Altra cosa particolare che, qui ho messo un punto interrogativo, perché il nuovo regolamento, quello che diventerà operativo da gennaio, ha nominato gli erbicidi. Quindi non da un lato dirà che le sostanze di base non possono essere usate come erbicidi, ma ha cominciato a mettere le mani avanti su questa cosa. Quindi c'è una bellissima discussione. Ancora purtroppo non sappiamo quali saranno le misure preventive da attuare prima di poter usare gli erbicidi, e quali saranno gli erbicidi, se mai entreranno, che si potranno usare in agricoltura biologica. Però il termine è entrato nella serie, io il ditino qualcuno l'ha messo sulla cosa. E poi l'altra cosa invece, perché è un termine reale presente nell'agricoltura biologica, i biofumiganti. La cosa molto particolare che così vorrei sottolineare è che i biofumiganti, anche ieri sera a tavola abbiamo chiesto cosa sono i biofumiganti, nessuno lo sa, però il regolamento europeo ha inserito il nome. Quindi non sappiamo se sono i sovesci biofumiganti o sono la parte coltivata di questi sovesci con proprietà biostimolanti che vengono raccolte, pellettate, distribuite, eccetera, diventano un prodotto, e quindi questo ci può preoccupare. Altre cose non me ne vengono in mente, sulle sostanze di base, cose da aggiungere non ce ne sono, se non per il fatto che dicevo che il regolamento prevede proprio la dicitura, non è possibile usare sostanze di base come erbicidi, quindi per ora questi prodotti non hanno questa possibilità di essere utilizzati in agricoltura biologica. L'altra cosa l'abbiamo vista, questi prodotti qui,
l'agricoltura biologica ha detto: se un prodotto, siamo a un ragionamento molto logico, se un formulato commerciale, dato che in agricoltura biologica si guarda la sostanza attiva e quello che compone la sostanza attiva, cioè il prodotto commerciale, non è valutato e va sempre bene, allora va bene anche i prodotti singoli. Quindi tutto quello che troviamo che formula un prodotto fitosanitario si possono usare in agricoltura biologica. Abbiamo già due esempi: il sorbitan monooleato e tossilato, tradotto, che l'ho visto qui fuori, c'è un prodotto commerciale della Gowan che è stato riconosciuto, secondo me, preventivamente, perché questo regolamento entrerà in funzione a gennaio del 22, ma il nostro ministero ha già detto di sì e quindi quel prodotto l'ho trovato in commercio, c'è l'autorizzazione del ministero. C'è un altro prodotto autorizzato da un organismo di certificazione che è il microsapo, oltretutto è un prodotto brevettato, pochi lo sanno, ma pare che un organismo di controllo gli ha dato proprio l'autorizzazione all'impiego, qui non c'è un passaggio ministeriale ma c'è un passaggio privato. Altri io non ne conosco, per ora sono i due con cui mi sono, diciamo, rapportato fino a ieri, poi dico non posso non sapere tutto e quindi posso non essere preciso. Quindi qualche cosa di particolare è entrato in agricoltura biologica, perché sono i materiali di sintesi, perché è vero che l'agricoltura biologica nei suoi mezzi tecnici utilizza materiali di sintesi, però fino adesso erano materiali di sintesi biosimili, cioè la sintesi deve essere simile in forma stecchiometrica, non in forma eccetera eccetera alle sostanze, ma la sintesi era tenuta fuori. Adesso con questi prodotti c'è forse un altro ditino è entrato dentro questo sistema agricolo, quindi capite benissimo che forse quel 30%, 25% di superficie interessa tanti altri che vanno oltre ai tradizionali e alternativi agricoltori biologici, perché se questi sono i valori che dovrà raggiungere l'Europa, capite che poi c'è anche l'interesse di alcune ditte, c'è anche l'interesse ovviamente di sfamare la gente su questi prodotti, questo è innegabile. E i corroboranti, credo che qui potremmo fare una lezione o un incontro particolare sui corroboranti e potremmo divertire molto. Non nomino i preparati biodinamici perché entreremo in una discussione molto bella, molto divertente, ma il nuovo regolamento li conosce, ma non dice quali sono, quindi ancora su questo è un po' come i biofumiganti, ci dice che ci sono ma non ci dice quali sono, e quindi probabilmente una puntualizzazione è da fare. L'altra cosa è che l'elenco dei corroboranti era nato tanti anni fa. Chiedo scusa, ma sono il responsabile della normativa dei corroboranti, quindi se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica adesso, per cui così gli risponde il responsabile della normativa. Però il Ministero adesso ha avuto un percorso ed è cresciuto e stanno rivedendo l'elenco dei corroboranti, le caratteristiche dei corroboranti, quindi dobbiamo aspettarci che qualcosa cambierà nel giro di qualche mese, quindi sicuramente prestate attenzione perché qualcosa dovrebbe succedere. Sull'ozono, perché l'abbiamo visto in diversi settori, è un problema anche sui corroboranti e credo che sia opportuno, non sia proprio un corroborante l'ozono, ma questa è una mia opinione personale. Mezzi e materiali con attività fisica, queste nulla di contrario se non vado a vedere l'LCA. I pochi lavori fatti su quanto inquinano questi prodotti rispetto alla gestione convenzionale con prodotti fitosanitari, viene fuori che l'LCA è più inquinante dei prodotti fitosanitari. Quindi probabilmente da porre un po' di attenzione a questi prodotti, rivederli, non lo so, sicuramente va notato che questa cosa, perché non è che è Carlo Bazzocchi che pone queste cose, Carlo Bazzocchi poi riporta quello che stanno studiando a livello europeo per capire se questa scelta qui è una scelta ecologica o non è una scelta ecologica, e non è banale questa cosa qui. L'altra cosa, e poi finisco che concludo, sono l'impiego di altri materiali. Gli OGM, sapete che il biologico è storicamente contrario agli OGM, anche qui nell'articolo
11 fa un elenco di mezzi tecnici che non devono contenere OGM, ma non li mette tutti, non dice su tutti i mezzi tecnici è vietato l'impiego dell'OGM. E quindi qualcuno può paventare il fatto che su quelli non elencati si possono usare degli OGM. Non so se è stato scritto male, eccetera. Questo al Ministero è già stato fatto presente, questa particolarità, vediamo cosa decide. L'altra cosa è che sul bilancio di massa, due parole, è perché se un mezzo tecnico che è stato trasformato non è più rintracciabile la molecola OGM presente, a sto punto se io garantisco che ti compro, che nel mio processo lavorativo ci metto tanto mais, faccio un esempio del mais, non OGM, se poi si entra anche un po' di OGM, intanto non lo trovi nel prodotto in uscita, va bene lo stesso, chiamato mass balance. E su mass balance qualche prodotto è già in commercio, quindi non ridete perché ci sono tutta una serie di prodotti che sono già in commercio, che hanno utilizzato questa definizione per poter commercializzare il prodotto. E poi c'è la questione plastiche, bioplastiche, plastiche biodegradabili. Leggetevi con attentamente gli standard di riferimento, perché se è vero che la plastica, e come sanno molti, ce la mangiamo, dato che le microplastiche se le troviamo negli alimenti che andiamo a mangiare, a sto punto le plastiche hanno un futuro così roseo nella nostra coltivazione? Dato che le plastiche biodegradabili al 50% sono plastiche, a quel punto ha senso spingere il concetto di biodegradabile? Cerchiamo sempre, come dico sempre, gli standard banaletti, non è poi così chiaro il concetto. Un'altra cosa, anche sulle bioplastiche, non confondete la materia con cui sono composte col prodotto che andate a utilizzare. Tradotto, le pacciamature biodegradabili, la materia è biodegradabile, il filmino è stato aggiunto qualcosa, quindi leggete attentamente tutte le cose, che non è così tranquillo e sereno la questione. E qui entriamo in un argomento molto scottante, perché è l'argomento che mi riporta adesso alla cosa e poi concludo, è la questione delle autoproduzioni aziendali. Che un agricoltore, se si fa il letame, non gli rompe le scatole a nessuno. Se si fa il compost, non gli rompe le scatole a nessuno, compatibilmente col fatto che se lo fai lo devi fare sulla piattaforma, eccetera, eccetera, norma, altrimenti può inquinare qualsiasi cosa. E diciamo quelle due processi sono due processi fermentativi dove un po' di zuccheri, un po' di proteine, un po' di aminoacidi fermentano e producono qualcos'altro. Ma se poi andiamo a toccare i tè di compost, che sono produzioni particolari per chi non li conosce, o addirittura delle fermentazioni con complessi microbici autoprodotte, entriamo in un campo, in un settore che probabilmente andrebbe meglio regolamentato, affrontato e discusso. Questo non vuol dire vietato, mi raccomando, la questione va affrontata in maniera seria, perché dico, un agricoltore banale, se può fermentare della fatta fresca di vacche ed essere a norma di legge, ma se fermenta qualcos'altro che ha gli stessi componenti è un delinquente. Forse ci deve essere un qualcosa di mezzo. E niente, questo era solo per ricordarvi la questione microbi, ma c'è qualcuno che ci sta lavorando, eccetera. E la conclusione è banale: dato che l'agricoltura biologica è un'agricoltura scritta, fateci scrivere, fateci usare quello che è norma di legge e dateci la tranquillità, perché altrimenti veramente siamo un po' spaesati, anche perché siamo solo, bene o male, soggetti al controllo di persone. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande poi rimango a disposizione. Grazie Carlo, grazie, perché ci hai fatto vedere un mondo che è veramente in evoluzione e lo sarà probabilmente nei prossimi anni. Vedremo veramente dei cambiamenti anche sulla base di quello che viene realmente poi richiesto dal mercato. Ritorniamo sui prodotti. Gianpaolo Ronga, ecco qui. Ci parlerà di un altro ceppo di Bacillus amyloliquefacens. Gianpaolo è Technical Crop Manager di BASF Italia e appunto ci illustrerà appunto le caratteristiche di questo ceppo. Sì, buongiorno a tutti, grazie ovviamente da parte mia anche agli organizzatori, a chi ci ha rimesso seduti in questa sala
e un applauso se volete, potete farlo a voi che siete ancora seduti dopo tutto questo tempo ad ascoltare le nostre presentazioni. Io cercherò un po' di guadagnare del tempo perché in realtà ci sono state delle interessantissime presentazioni che hanno già fatto il punto della situazione di questi prodotti. Quindi mi limiterò magari a prendere qualche spunto di riflessione e a lanciarvi la palla in una discussione eventualmente anche più allargata. Stiamo parlando di un altro bacillus, stiamo parlando di un bacillus amyloliquefacens, anche se poi alla fine, questa è una notizia di un po' di tempo fa, i tassonomi sembrano intenzionati a ritornare ad un'unica nomenclatura per questi bacillus senza fare una netta distinzione fra subtilis e amyloliquefacens. Vedremo come andrà a concludersi questa partita. Serifel comunque in questo momento appartiene alla famiglia dei bacillus amyloliquefacens e il suo ceppo, abbiamo sentito tante volte parlare di questo ceppo, è quello MBI-600, quindi estratto da una pianta, è un prodotto molto, diciamo, naturale dal suo punto di vista. Poi l'industria deve svolgere la sua parte di formulazione, no? L'abbiamo sentito anche nell'intervento della dottoressa di Wageningen. È un prodotto nuovo con una etichetta ancora molto molto piccolina, perché in realtà io vi presento l'etichetta di oggi, probabilmente dopodomani sarà anche leggermente diversa, ma per dire come si comincia a lavorare, no? Abbiamo sentito quanti anni ci vogliono, quanto lavoro ci vuole per arrivare a progettare queste soluzioni, e quindi questa è l'etichetta, ma noi sappiamo anche che questo ceppo di Bacillus amyloliquefacens ha un ampio spettro di attività, è un batterio benefico, colonizza apparato radicale e superficie delle piante e quindi riesce ad avere un'azione su diversi funghi, su diversi batteri che voi vedete elencati qui al lato, senza che io sto ad entrare nel dettaglio. Mi piace però ricordare un po', perché forse non l'abbiamo puntualizzato in maniera profonda, e noi dobbiamo conoscere come agiscono questi prodotti per poterli usare al meglio e quindi comprendere qual è il loro meccanismo di azione, che è un'azione multisito. E questa è interessantissima, questa attività, ad esempio, nell'uso di questi prodotti in associazione con altre soluzioni, perché non hanno un elemento monosito e quindi vanno a sviluppare una strategia antiresistenza qualora utilizzati con altri prodotti. Sono prodotti di superficie, competono con batteri e funghi andandosi a distribuire sulla superficie vegetale, e qui voi vedete nella foto che è presente alla vostra destra, come su un batterio, sull'Oxanthomonas, le spore del bacillus nella parte inferiore riescono a svilupparsi nell'arco di 12 ore, e questo è il primo elemento di non possibilità per il patogeno di svilupparsi, perché viene creata una barriera fisica, il prodotto va a competere per lo spazio e per i nutrienti con il patogeno, e il patogeno non riesce più a svilupparsi. Questi sono due meccanismi importanti, così come è importante la produzione dei metaboliti che queste sostanze hanno, perché questi metaboliti vanno ad interferire con lo sviluppo della membrana cellulare del fungo, perché la loro struttura è molto simile a quella che è la membrana cellulare del fungo, loro si vanno a intersecare nella membrana e praticamente poi la fanno crollare, quindi un altro meccanismo di azione che è quello di distruggere la parete cellulare del fungo, ma vanno posti sulla vegetazione prima che arriva il patogeno. Non possiamo pensare, come se nella capsula qui alla vostra sinistra, di utilizzare un bacillus in condizioni in cui la piastra è piena di botrite, ma invece va utilizzato prima, perché lui va a creare una zona di esclusione, e vedete che non riescono i patogeni a svilupparsi lì dove il bacillus è stato posto in maniera preventiva, quindi il concetto fondamentale, la prevenzione. Così come è molto interessante, io la paragono spesso a un concetto che è legato all'uomo, no? Cioè noi spesso cerchiamo di aumentare le nostre difese immunitarie attraverso delle piccole cure. Ecco,
quello che fa la pianta molto spesso, l'abbiamo sentito anche dai relatori precedenti, la pianta riceve, grazie all'aiuto del bacillus, questi messaggi di proteggersi, gli va a dare un'indicazione, sta per arrivare un patogeno, dopodiché la pianta mette in atto tutti i suoi meccanismi di difesa e quindi riesce a proteggersi in maniera ottimale, quindi stimola la produzione delle difese immunitarie della pianta, possiamo raccontarla così, può essere. L'aspetto importante però di questi prodotti è anche la formulazione, qui interviene l'industria che riesce a formulare delle spore molto pure, delle spore che hanno nel caso nostro un prodotto formulato in polvere, perché si è visto quanto sono più stabili queste spore a svilupparsi rispetto a prodotti formulati in casa nostra in un modo diverso, e quindi hanno questa elevata capacità di svilupparsi e ripeto, il concetto fondamentale e far sì che queste spore siano pure, che non ci siano altri elementi negativi che vanno ad interferire su quella che è l'attività delle sostanze. In maniera molto semplice, nei prossimi minuti cerco di raccontarvi alcune esperienze, se vogliamo per fare un focus adesso, cioè abbiamo compreso un po' come funzionano queste sostanze attive, vediamo come le possiamo utilizzare. E qui vediamo una delle novità che avremo nel futuro. Nella etichetta precedente, avete visto, non c'erano attività legate all'OID della vite, arriverà una nuova estensione e noi sappiamo che Serifel, il bacillus, riesce ad avere un'ottima attività nel controllo dell'oidio, e quindi anche qui interessante un prodotto con un meccanismo di azione multiplo, non singolo, che va ad essere inserito all'interno di programmi di strategie di difesa per cercare di controllare in maniera ottimale questo patogeno. Oppure qui vedete un'altra esperienza fatta col centro di ricerca Basile Caramia. Qui abbiamo studiato un attimo che cosa accadeva per quanto riguarda la coltura dell'uva da tavola, cosa accadeva nei fiori se venivano trattati con il bacillus, cosa accadeva quando facevamo queste applicazioni nelle fasi successive. Per dirle in breve, questi grafici ci raccontano che non dobbiamo posizionare il prodotto, come abbiamo fatto nel passato, verso la fine della coltivazione dell'uva da tavola per diminuire l'uso degli agrofarmaci chimici, ma il prodotto va inserito da subito. Uno dei momenti fondamentali in cui queste sostanze riescono ad aiutare la pianta a rispondere all'arrivo del patogeno è proprio durante la fioritura. Quindi in quel momento lì riescono ad esplicare al meglio la loro attività, che si ritroverà fino in fondo. Quindi utilizziamo le molecole in funzione di quello che ci danno. E qui vedete un modello, no? Siamo fissati su cercare di dare dei posizionamenti, in alto un modello per l'uva da tavola, molto più semplice se vogliamo rispetto a quello strutturato sopra l'uva da vino rispetto all'uva da tavola, dove invece i momenti focus con obiettivi patogeni diversi sono la fioritura, la prechiusura del grappolo e poi anche nella fase di maturazione per andare a lavorare anche su altri patogeni come possono essere anche i marciumi, su cui anche lì stiamo sviluppando delle attività. E qui alcuni esempi invece legati alle colture orticole, anche qui innovazione nell'etichetta, parliamo di alternaria che prima non era presente nell'etichetta, arriverà a breve, questo è uno studio sperimentale che è stato fatto, dove vediamo come il prodotto Serifel riesce ad avere un'ottima attività nel controllo dell'incidenza e della severità del patogeno, ma anche qui utilizzando la molecola in maniera ottimale in funzione di quello che fa, quindi utilizzandola in maniera molto preventiva. Anche sui batteri il prodotto lavora, l'importante è farlo in maniera preventiva. E ultimo, non ultimo, ne ho sentito parlare anche prima quando si parlava di un prodotto simile, l'attività sulla fisiologia della pianta. Qui siamo in presenza di un campo di pomodoro trattato con questi prodotti, dove in assenza di patogeni, come è successo quest'anno, in cui le condizioni climatiche non consentivano di avere la presenza del patogeno, ma abbiamo visto come sia lo SPAD, quindi la fotosintesi della pianta era migliore,
il pomodoro era più coperto, le bacche non erano esposte al sole e soprattutto la produzione delle diverse parcelle trattate con Serifel rispetto al testimone non trattato è risultata superiore. Quindi un'attività che non è un'attività diretta del prodotto sui patogeni, ma come vedete spesso ci portiamo a casa, grazie a questo aumento della difesa immunitaria, permettetemi di usare questo termine, aumenta la difesa della pianta, la pianta ha attività, cioè il prodotto ha attività sia su effetti diretti sia su effetti indiretti e migliora quella che è la sanità della pianta in generale, migliora quello che è lo sviluppo produttivo della pianta. Quindi prevenzione fatta in maniera ottimale nei momenti giusti e caricando, no? Sentivo anche prima parlare di tricoderma che va riutilizzato. Dobbiamo portare queste spore nel corso della vita vegetativa della pianta in più momenti per cercare di far sì che queste spore si moltiplichino, vadano ad occupare gli spazi, non permettano ai patogeni di entrare nella pianta stessa e quindi alla fine riescono a competere in maniera ottimale. Grazie a tutti per l'attenzione e ovviamente a disposizione. Grazie Giampaolo per averci portato delle esperienze di campo e soprattutto illustrato quelle che appunto devono essere le caratteristiche per un corretto impiego. Abbiamo l'ultima relazione della mattina, parliamo di uva da tavola, chiamo Antonio Mastropirro di AgriProject. No, sono il collega Mastropirro, esatto. Farà le riflessioni. Farà, ok, perfetto, benissimo. E, ultima relazione, l'importanza delle agenti di biocontrollo anche per l'uva da tavola. Allora, anzitutto anche noi desideriamo ringraziare gli organizzatori per aver coinvolto l'AgriProject in questa importante giornata e vi portiamo l'esempio di quello che noi facciamo giornalmente in quanto agronomi di campo nell'impostare, nel soddisfare quelle che sono anche le richieste che ci vengono dai disciplinari di produzione integrata e dalle tendenze della comunità europea. Anzitutto io sono il portavoce di un gruppo contrito di agronomi di campo che si occupano di assistenza tecnica delle principali colture in ambito mediterraneo, quindi vite ad uva da tavola, vite ad uva da vino, mandorlo e anche specie di nuova introduzione quali kiwi ed avocado, e in questo contesto però diciamo ci focalizzeremo maggiormente nel comparto dell'uva da tavola, giusto per contestualizzare l'ambito nel quale ci muoviamo. L'uva da tavola, quindi l'uva destinata al consumo fresco, rappresenta il 37% dell'intera uva prodotta a livello mondiale e l'Italia è il settimo produttore al mondo stante alle dati del 2018, che sono le statistiche più recenti che attualmente abbiamo. E tra i primi 10 produttori al mondo di uva da tavola non compaiono i nostri principali competitor a livello europeo, che sono la Spagna e la Spagna e la Grecia. Il sistema della viticoltura da tavola si differenzia moltissimo rispetto alla vite da vino per una complessità strutturale di forme di allevamento, la presenza dei teli in plastica che vanno anche a modificare di gran lunga le condizioni microclimatiche, che talvolta però si ripercuotono negativamente perché creano delle condizioni anche favorevoli allo sviluppo di alcuni patogeni. Poi se ci aggiungiamo altri ingredienti che vanno ad esacerbare le difficoltà con le quali dobbiamo scontrarci giornalmente, sicuramente compare il rapido aggiornamento della piattaforma ampelografica, che deve soddisfare quelle che sono le esigenze di un mercato in continuo mutamento, e quindi abbiamo una diversità di varietà con un calendario di raccolte che va da fine maggio per parlare degli ambienti siciliani fino ad oggi, cioè ad oggi noi ancora abbiamo dei vigneti con del frutto in essere, per cui capiamo che dobbiamo scontrarci con un ampio ventaglio di problematiche, considerando anche poi che parliamo di un frutto estremamente delicato in cui gli standard qualitativi ed estetici sono molto elevati. Ovviamente poi producendo quindi cibo ci dobbiamo anche scontrare con quelle che sono le richieste, talvolta con pochi basamenti scientifici, da parte della grande distribuzione organizzata, che impone degli standard in termini di numero di residui e anche di percentuale di ogni residuo rispetto al suo
LMR. È chiaro che ovviamente noi dobbiamo tendere verso modelli di produzione più sostenibile, ce lo chiede anche la Comunità Europea, come è stato abbondantemente elucidato, dobbiamo tendere verso modelli di coltivazione biologica, però dobbiamo sempre tenere in piena considerazione che dobbiamo garantire il soddisfacimento della produzione alimentare nei confronti di una popolazione che sta aumentando e nella diminuzione di terre arabili, sia per la cementificazione, ma anche per la desertificazione e l'aumento della salinizzazione dei suoli. L'abbiamo visto anche nell'annata appena trascorsa, che è stata un'annata estremamente siccitosa, in cui ci siamo dovuti scontrare con la carenza idrica, soprattutto in alcuni areali, nonché con l'aumento di salinità delle acque, soprattutto in alcune zone, di conseguenza anche, nei terreni. È chiaro poi che anche diciamo, l'impostazione di questi modelli di lotta biologica non devono essere fatti in maniera asettica, cioè tu curi in tutto il comparto agricolo, ma devono tenere conto di quelle che sono le specificità di ogni comparto colturale. È chiaro che un comparto intensivo come quello dell'uva da tavola avrà delle esigenze diverse rispetto ad altre colture frutticole di tipo estensivo, per cui anche queste devono essere prese in considerazione circa le tempistiche per soddisfare e raggiungere gli obiettivi dello European Green Deal e della Farm to Fork. È chiaro che all'interno di questo scenario si inseriscono benissimo gli agenti di biocontrollo, che però necessitano, come dire, sappiamo quali sono i punti di forza di questi agenti di biocontrollo, perché sono rispondenti ai profili ecotossicologici, rispondono anche alle esigenze residuali, eccetera. Però abbiamo bisogno di ancora moltissime informazioni, soprattutto anche in merito al loro posizionamento corretto, perché spesso ci viene propinato l'utilizzo di questi agenti di biocontrollo soltanto nelle fasi finali della lotta, proprio per poter rispondere a quelle esigenze di cui dicevamo prima della residualità. Ma purtroppo talvolta questo non è il posizionamento migliore di questi agenti di biocontrollo o degli induttori di resistenza, che invece hanno una certa complessità che deve essere tenuta in considerazione, e quindi devono essere inseriti per poter essere applicati nella migliore maniera possibile in programmi di gestione integrata. Ed è quello che noi cerchiamo di fare giornalmente, anche collaborando con gli istituti di ricerca, con le società che producono questi mezzi tecnici, per poter carpire le informazioni fresche che ci mettono a disposizione e poi testarle nella realtà di campo. Ovviamente applicare la difesa integrata deve essere, diciamo, la linea guida nella gestione della coltura, in questo caso dell'uva da tavola, e sottende chiaramente delle conoscenze fini in merito al ciclo biologico degli insetti e come degli insetti e dei patogeni, e come interagiscono essi quindi con l'ospite, e di conseguenza come gli agenti di biocontrollo, che sono anch'essi degli agenti vivi, interagiscono con essi. Ed è importante nell'impostare i programmi di difesa integrata il monitoraggio, deve essere puntuale e deve portare poi a costruire delle strategie di difesa che tengono conto del meccanismo di azione dei principi attivi, di come interagiscono con la pianta, e a costruire delle strategie di antiresistenza che talvolta però vengono minate proprio dalla volontà di dover rispondere ancora una volta alle richieste della grande distribuzione in termini di residualità. Quindi si porta talvolta a stressare alcuni principi attivi. Ci possono venire incontro anche nell'attuare le strategie di difesa integrata anche i modelli matematici, cioè i sistemi di supporto alle decisioni, perché ci consentono, coadiuvati ovviamente dai monitoraggi che noi effettuiamo giornalmente in campo, quelli che sono di fotografare come si sta evolvendo un determinato patogeno, qual è il ciclo biologico di un determinato insetto, nonché ci offrono un'altra opportunità molto importante che riguarda il physical mode of action dei principi attivi, cioè come il livello di copertura che alcuni principi attivi ci garantiscono nel momento in cui vengono posizionati in una determinata fase fenologica, che quindi tiene conto anche della fase fenologica dell'ospite, quindi della pianta della vite, e delle sue resistenze ontogenetiche. Conclusa questa parte introduttiva, vediamo noi giornalmente cosa facciamo, quindi come caliamo poi nella realtà di campo questa gestione integrata, prendendo come esempio un paio di patogeni chiavi della viticoltura da tavola e poi altri patogeni fungini. Sicuramente per quanto concerne la Lobesia botrana possiamo dire che abbiamo, e l'AgriProject ha contribuito in maniera preponderante anche a sviluppare il sistema, il metodo di lotta della confusione sessuale già nei primi anni del 2000, che chiaramente è un metodo di lotta che va anche gestito, cioè una volta che si posizionano i dispenser oppure i più moderni aerosol, non bisogna dimenticarsi di gestire anche non soltanto il fitofago, ma anche questi dispenser o aerosol, a mezzo quindi dei monitoraggi di campo, che vengono fatti principalmente sia
seguendo quelle che sono le ovide posizioni dell'insetto oppure gli eventuali fori d'ingresso, perché ci possono essere comunque dei punti di rottura in cui può fare breccia il fitofago e quindi creare dei danni commerciali alla coltura. È chiaro che in questo caso, poi, nel caso in cui noi dovessimo supportare la confusione sessuale con degli interventi, abbiamo anche a disposizione degli agenti biologici come i Bacillus, che si dimostrano essere, se ben posizionati, molto utili nel supportare il metodo confusione sessuale. E poi ovviamente abbiamo a disposizione chiaramente i principi attivi di sintesi, sempre nell'ottica di un'integrazione della difesa. Per quanto riguarda un altro insetto molto importante nella gestione fitosanitaria del vigneto d'uva da tavola, abbiamo le cocciniglie, in particolar modo il Planococcus ficus, di cui stiamo notando una particolare recrudescenza proprio nelle ultime stagioni, anche a seguito dell'abrogazione dell'utilizzo di alcuni principi attivi che magari erano utilizzati per altri fitofagi, però che controllavano in maniera puntuale anche la cocciniglia della vite. E ce ne siamo accorti anche ancora di più nella viticoltura da tavola, dove chiaramente l'impatto visivo, l'impatto che dannoso che loro creano, rende incommercializzabile il prodotto. E anche in questo caso, quindi, noi nell'ambito della difesa integrata dobbiamo partire ancora prima, quindi, nella gestione agronomica del vigneto, cioè dobbiamo gestire il vigneto in modo da evitare tutte quelle che sono le condizioni predisponenti allo sviluppo, quindi all'espletarsi del ciclo biologico dell'insetto, e dopodiché possiamo anche avvalerci di alcuni mezzi di alcuni mezzi fisici, che sono i classici manicotti di lana di vetro che si appongono nel punto di inserzione tra il legno di 2 anni e il capofrutto, che vanno a rappresentare proprio una barriera fisica al movimento, quindi delle generazioni svernanti verso i germogli e quindi i grappoli. Chiaramente anche in questo caso abbiamo a disposizione la confusione sessuale, che è un pochino più recente rispetto però a quella della Lobesia botrana, con alcune criticità in più, perché legate comunque alla biologia della riproduzione dell'insetto stesso e alla velocità con cui si susseguono i suoi cicli biologici. È chiaro però che, mettendo insieme tutti questi ingredienti, quindi mezzi fisici, confusione sessuale, con alla base quindi abbassare il rischio agronomico, insieme ad alcuni principi attivi anche di sintesi che abbiamo a disposizione, possiamo comunque controllare, quindi in un'ottica di integrazione in maniera valida, questo patogeno. Scusate, questo fitofago. Per quanto concerne invece i patogeni, sicuramente il patogeno chiave nel sistema d'uva da tavola è rappresentato dall'oidio. Anche in questo caso noi abbiamo a disposizione diversi mezzi per poter fronteggiare, e tra i nuovi approcci, quindi basati sugli agenti di biocontrollo, bisogna dire che all'inizio la maggior parte degli agenti di biocontrollo venivano proposti nelle fasi finali. Probabilmente però questo non è l'approccio più l'approccio più corretto per poter applicare questi agenti di biocontrollo, ma bisogna fare un attimino una rivisitazione della strategia di difesa dell'oidio, introducendo il concetto di trattamenti estintivi, cioè e ancor di più ciò richiede anche il voler aggiornare il concetto di stagione epidemiologica, che non è legata al concetto alla stagione vegetativa, ma c'è una concatenazione tra le stagioni, nel senso che in questo momento si stanno gettando le basi già per la stagione infettiva dell'oidio a carico della successiva stagione vegetativa del vigneto. Per cui noi dobbiamo avere, con i trattamenti estintivi come target, come obiettivo del nostro trattamento, i casmoteci. Abbiamo riportato qui alcune foto di casmoteci sui diversi organi della vite, quindi su foglie, acinelli e rachide, che rappresentano tutto il serbatoio di inoculo per la stagione successiva. Quindi l'obiettivo dei trattamenti estintivi, che possono essere validamente quindi eseguiti a mezzo degli agenti di biocontrollo, a patto che i casmoteci non siano ancora perfettamente maturi, quindi non siano diventati neri, è quello di guadagnare terreno nei confronti delle esplosioni epidemiche nella stagione successiva. Quindi di spostare il più possibile l'infezione epidemica allorquando la bacca ha raggiunto la sua resistenza ontogenetica. Oppure un altro momento applicativo dei trattamenti estintivi può essere effettuato, un altro posizionamento può essere eseguito nel periodo del riposo vegetativo, prima della ripresa vegetativa, allorquando si effettuano dei lavaggi con
una soluzione di una miscela di zolfo e olio minerale, che è stato visto essere molto efficace nella devitalizzazione dei casmoteci stessi, che inizieranno poi i cicli infettivi ascosporici nella primavera successiva, e ancor di più ci restituisce anche un certo effetto positivo nel contenimento, per quanto possibile, delle forme svernanti del Planococcus negli organi perenni della vite. Inoltre, per quanto concerne poi un altro momento importante per iniziare la difesa, sul quale concentrare la difesa dell'oidio, è rappresentato dalle infezioni, quindi primarie, dalle infezioni ascosporiche, che spesso passano in secondo piano perché i sintomi non sono facilmente diciamo visionabili, perché sono un po' diversi rispetto alla manifestazione classica dell'oidio a cui siamo abituati. Però da un attento monitoraggio, in realtà in primavera, soprattutto nei vigneti non ancora coperti, quando ci sono le condizioni utili, un minimo di umidità o delle piogge anche minime, si può avere quindi il rilascio delle ascospore, quindi la comparsa dei primi sintomi, che passano quasi innocui, dopodiché ci troviamo con delle esplosioni nella fase epidemica successiva dalla legagione in poi. Quindi questo è un altro momento importante per focalizzare la difesa dell'oidio, e ancora una volta qui gli agenti di biocontrollo o gli induttori di resistenza possono essere molto, molto utili. Anche in questo caso gli induttori di resistenza, da ciò che noi stiamo vedendo, è meglio applicarli proprio in queste fasi iniziali, perché sono anche le fasi che coincidono con la maggiore attività metabolica delle piante, quindi è molto più propensa la pianta a attivare i cicli di metaboliti secondari che servono per attuare i meccanismi di difesa. Inoltre dobbiamo tenere in considerazione che rispetto ad esempio all'uva da vino, la stagione epidemiologica, quindi la stagione di difesa nel caso della viticoltura da tavola, è molto più ampia e non si ferma con il raggiungimento dell'invaiatura, come classicamente la maggior parte di volte si fa nella viticoltura da vino, perché noi dobbiamo garantire anche la sanità dell'arachide e degli acinelli, per cui abbiamo un calendario di difesa che è molto dilatato e protratto nel tempo. L'abbiamo visto anche nell'annata appena trascorsa del 2021, in cui siamo riusciti a gestire molto bene le infezioni conidiche in fase di allegagione, e poi a settembre abbiamo iniziato invece a notare le infezioni oidiche a carico quindi dei conidi sull'arachide. Anche in questo caso noi dobbiamo, diciamo, strutturare delle linee di difesa che ci permettono di arrivare con la maggiore sanità possibile anche nei mesi di settembre e ottobre, in cui ancora sussistono, anche in virtù dei cambiamenti climatici, le condizioni per gli espletamenti di tali cicli infettivi. Giusto per concludere il discorso dell'oidio, un attimo, abbiamo quindi oltre a disposizione, oltre agli agenti di biocontrollo e agli induttori di resistenza, anche la possibilità di utilizzare alcuni estratti tipo l'olio d'arancio dolce, che si manifestano essere molto utili sia in maniera diretta nei confronti dell'oidio, ma anche come sinergizzanti di alcuni principi attivi ad attività insetticida che possono essere applicati durante la stagione vegetativa. Un altro patogeno molto importante, chiaramente rappresentato dalla Botrytis cinerea. Anche qui dobbiamo, come è stato un po' preannunciato già da Giampaolo poc'anzi, dobbiamo rivedere il concetto di posizionamento del trattamento chiave, perché classicamente siamo venuti fuori dalla scuola di posizionare il primo trattamento contro la botrite in fase di prechiusura a grappolo. In realtà, da studi ed esperienze recenti che stiamo conducendo, dobbiamo spostare l'attenzione verso la fase della fioritura, perché lì che avvengono delle infezioni sia a carico degli organi fiorali, ma ancor di più avvengono delle infezioni subdole, cioè quelle latenti a carico delle bacche, che vengono infettate nelle primissime fasi della legagione, però non si manifesta alcun sintomo, che invece poi compaiono nella fase della post-invaiatura. E anche in questo caso è possibile utilizzare degli agenti di biocontrollo, quindi al di là dei principi attivi di sintesi, se noi ci allontaniamo dal posizionamento che spesso viene propinato degli agenti di biocontrollo nelle fasi finali per la gestione della botrite, ma lo rivediamo in un'ottica più corretta del posizionamento in funzione quindi di cicli infettivi della botrite, se spostiamo l'attenzione nella fase della fioritura, vediamo che sia alcuni botanicals, come alcuni miscele di alcol terpenici o di altri bacillus che sono a disposizione con attività antibotritica, questi si rivelano essere molto efficaci nell'effettuare questi trattamenti nella fase della fioritura. Ovviamente anche nel caso della botrite, così come abbiamo detto l'oidio e la cocciniglia, è importante quindi la gestione del vigneto in toto, quindi la gestione della chioma, la gestione del corticoerboso, la gestione della nutrizione idrica e della nutrizione minerale.
Un altro poi aspetto importante, visto che prima si parlava di rame, diciamo che la peronospora nel caso della viticoltura ad uva da tavola non è un patogeno che crea particolari problemi, perché noi appunto ci dotiamo i vigneti di apprestamenti protettivi, di film, dei teli in plastica, che comunque proteggono molto da quelli che sono gli eventi di bagnatura che scatenano poi le infezioni peronosporiche. Però ci possono essere dei momenti in cui può essere necessario, o per alcune particolari strutture può essere necessario posizionare dei trattamenti per fronteggiare, per evitare delle infezioni peronosporiche. Bene, in questo caso il rame può essere un valido supporto, però purtroppo sappiamo che il rame viene sempre di più diciamo sottoposto a delle limitazioni di impiego. Inoltre, prima di arrivare verso le conclusioni, qui volevo con questa slide volevo appunto condividere quelli che sono anche gli sforzi che si stanno facendo per raggiungere la possibilità di immettere sul mercato delle uve a residuo zero, utilizzando un po' un approccio diverso, come in questo caso la protezione fisica proprio dei grappoli, che sta eseguendo insieme al nostro supporto tecnico l'OP Agritalia, che però ovviamente non è una, come dire, una novità questa, ma si pratica in altre parti del mondo e anche in altri contesti italiani. Però in questo caso l'OP Agritalia sta facendo uno sforzo maggiore per poter comprendere la fattibilità proprio pratica di questo mezzo, quindi aumentando di anno in anno le superfici destinate a questo tipo di insacchettamento dei grappoli, e anche la possibilità di conservare in campo un prodotto sicuramente molto più fresco rispetto ai prodotti frigoconservati, e chiaramente questo isola anche i grappoli stessi dall'insorgenza di alcuni, dall'attacco di alcuni patogeni, e quindi dalla necessità di dover effettuare alcuni trattamenti. Lascio la parola ad Antonio Mastropirro per le considerazioni finali. Grazie Antonio, e per amore di presenza, visto che c'era il mio nome, quindi è giusto che almeno tiri le conclusioni. Intanto devo dire che, parlando di IPM, io proprio circa 20 anni fa, in un forum di medicina vegetale, lanciavo un allarme, che era quello della gestione corretta degli IPM in funzione delle richieste della GDO. Dopo 20 anni ci ritroviamo a parlare di applicazioni sbagliate di principi attivi di sintesi o di agenti di biocontrollo, perché dobbiamo rispondere a delle esigenze che sono commerciali, non c'è il minimo dubbio. E quindi, come lo rinnoviamo, rinnoviamo le promesse, no? Io tra un po' faccio 25 anni di matrimonio, rinnoverò la promessa con mia moglie, rinnoviamo pure questo grido d'appello, questo grido d'allarme, lo rilanciamo, perché questo è un problema. Questo è un problema, e lo è ancora di più oggi, che stiamo introducendo con fatica, credo, con sforzi economici, l'abbiamo visto, con sforzi legati alla ricerca e sforzi anche di lavoro in campo, questo nuovo mondo di questo nuovo complesso di sostanze, che rischia di non incontrare il favore degli agricoltori, semplicemente perché deve essere o viene applicato male, perché si cerca di raggiungere l'unico obiettivo, che è l'obiettivo della riduzione dei residui, quando abbiamo visto che probabilmente questi agenti ci possono dare una mano nella gestione completa dei nostri vigneti. Intanto poi dobbiamo anche dire, ne parlavo prima ad Augusto Santomauro, che nella evoluzione della coltivazione dell'uva da tavola, anche grazie a una serie di complesse vicende che stanno avvenendo, non ultimo i cambiamenti climatici, ma meno ancora importante è la complessità della piattaforma varietale che oggi dobbiamo gestire, ci stiamo confrontando con delle nuove problematiche, delle problematiche che fino a qualche tempo fa tendevamo a non attenzionare in maniera particolare. Il tripide estivo è diventato un problema, e lo diventerà sempre di più, non lo era fino a qualche tempo fa. Le cicaline lo stanno diventando sempre più virulente, stanno diventando sempre più dannose. Era un problema che noi al meridione non ci ponevamo proprio. C'è la necessità di capire come gestire
in biologico per certi versi è in integrato riducendo le sostanze di sintesi, la Franklinella occidentalis, visto che abbiamo sentito, ci sono alcune catene che non vogliono le spinosine, perché c'è questo no. Diciamo che noi che viviamo la trincea, no, siamo front off i problemi di campo, ogni giorno ci confrontiamo con chi si alza la mattina, magari ha digerito male quello che ha mangiato la sera e quindi decide di eliminare un composto o decide di prendere una strada. Come chi dice che dobbiamo gestire la uva da tavola rispettando le api, e ci dice che dobbiamo gestire la Franklinella occidentalis con la Phacelia tenacifoglia. Noi l'abbiamo provata, la Phacelia tenacifoglia, l'abbiamo provata anche molti anni fa, è un po' complicato gestire nei nostri vigneti, soprattutto se hanno la copertura con teli plastici, la Franklinella con la Phacelia. È complicato proprio farla fiorire contemporaneamente al vigneto. Ci sono delle problematiche che dobbiamo sicuramente approfondire. Della distonia degli IPM con i residui, l'ho detto, e poi diciamo ultimo, ma non ultimo, è l'acquisizione, ne parlava la dottoressa del sì, nella prima relazione, era il nono punto, l'accesso all'informazione, che credo sia la cosa più importante per chi lavora in prima linea. Oggi si conosce poco di queste sostanze, proprio chi le utilizza quasi non conosce nulla, quindi è opportuno, e qui è l'invito che noi lanciamo a tutti quanti noi, l'ARPTRA può essere un grande interprete di questa possibilità, no? La creazione di un tavolo permanente dove si siedano i consulenti, si sieda la ricerca e si siedano anche i produttori di queste sostanze, dove si decida insieme possibilmente, e io non escluderei i redattori dei disciplinari di difesa, dove si decide insieme, ciascuno per le proprie competenze, la più corretta applicazione in una logica di crescita condivisa, atteso che la farm to fork non può essere applicata alla stessa maniera al nord Europa come al Mediterraneo. Noi abbiamo colture totalmente differenti. Direi che da quando ho iniziato a fare questo lavoro nell'uva da tavola posso dire tranquillamente che sino ad oggi, diciamo, noi abbiamo fatto un percorso virtuoso che credo le grandi colture estensive del nord Europa non hanno mai fatto. Quando ho iniziato a lavorare sui grani, forse si faceva il diserbo, oggi si fanno due trattamenti antifungini, quindi hanno raddoppiato forse gli interventi. Quando ho iniziato a lavorare io nell'uva da tavola, si facevano tre trattamenti contro la tignola, per prenderne un esempio, per generazione, quindi sei trattamenti si facevano sicuramente. Oggi, con la confusione sessuale, forse uno o due bacillus riusciamo a gestire l'insetto. Questo è quello che voglio dire, quindi attenzione a spingerci troppo oltre, perché poi potremmo arrivare a un punto di non ritorno, atteso che stiamo sempre parlo adesso per l'uva da tavola, ma credo che non è diverso da altri comparti di settori che hanno una valenza economica. Vi ringrazio. Grazie. Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questa prima parte del BioControl Conference. Abbiamo ultimato la sessione dedicata ai microorganismi. Due informazioni in servizio. La prima: è possibile il ritiro degli attestati in segreteria, e poi vi invito ad essere puntuali alle ore 15 per l'inizio della nuova sessione, durante la quale si parlerà di insetti, acari e nematodi utili. Grazie.
Thank you.